Dunque, siccome c'è stata poi questa interruzione, signor Brusca, io desideravo una risposta precisa su questo punto che è stato oggetto della contestazione e del ricordo. Le sue affermazioni, che partono dalla vicenda del sequestro Corleo, quindi questo rapporto che lei ha parlato tra Stefano Bontate, Caetano Badalamenti, Michele Greco, Salvo, Andreotti, eccetera, risalgono quindi all'epoca del sequestro Corleo, immediatamente successiva al sequestro Corleo, così come lei ha detto al dibattimento palermitano. Non ho capito la domanda, chiedo scusa se... Io ho letto un brano nel quale lei alla Tribunale di Palermo dice che lei ne ha sentito parlare di Giulio Andreotti la prima volta in occasione del sequestro Corleo. Questo è quello che le ho letto io. D'accordo. Mentre qui lei ha parlato del 1981-82. Allora, voglio chiarire, forse non sono stato io personalmente, con le mie orecchie, come già ho detto in questa corte, ho avuto contatti con Isalvo e Isalvo poi con tutto il resto, però io oltre Isalvo non conosco nessuno direttamente, ma ne ho sentito parlare in Cosa Nostra, quindi con mio padre Salvatore Rina, prima in un'occasione che io mi trovavo a Riesi per commettere degli omicidi, e mi riferisco al De Cristina, perché li ritenevano tutti un gruppo, nel senso tutti una cordata, e siccome per andare a Riesi in quella zona c'erano proprietà di Alberto Salvo, passando nella vicinanza, Luca Bagarella mi diceva che questi erano tutti una cordata di Cristina, Stefano Bontade, Badalamenti, Isalvo, erano tutti una cordata, e che li dovrebbero ammazzare tutti. Poi, successivamente, io ascolto, che sono presente, dialogo fra Salvatore Rina, mio padre, cugini Salvo, dove si sono chiariti alcuni punti, in particolar modo il sequestro Corleo, dove Stefano Bontate, Inserillo, Badalamenti e tutti questi davano la colpa a Salvatore Rina o ai corleonesi del sequestro Corleo. Invece Salvatore Rina gli spiegò che lui prima non ne sapeva niente, e che era stato lui ad eliminare tutti i responsabili del sequestro Corleo, perché anche questa attività se ne appropriavano i Bontati, Inserirlo, i Badalamenti, cioè tutti gli amici dei cosiddetti dei perdenti. Quindi io vengo a conoscenza di questo legame quando mio padre e Salvatore Rina hanno spiegato a Isalvo questa attività. Nell'eliminare qualche persona del responsabile dei Salvo, ho partecipato pure io, però sapevo che erano responsabili di questo, poi ho capito chi era e chi non era. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Sì, ho capito. Quindi lei in questi termini conferma la dichiarazione che ha reso anche al Tribunale di... Perfetto, credo in maniera più dettagliata, più articolata. Allora. Senta, a proposito dei Salvo, lei sa se i Salvo, per ottenere vantaggi relativi alla gestione dell'esattoria o delle esattorie, per essere più precisi, si erano rivolti a personaggi politici o a esponenti delle istituzioni? I Salvo per ottenere le esattorie non glielo so dire, io so solo quando li hanno mollati, per ottenerli non glielo so dire cosa hanno ottenuto o no. Solo ho sentito dire una volta che Luciano Ligio voleva fare parte pure, in minima parte, voleva qualche quota, o voleva, non lo so qual era il pizzo, quello che voleva, dalle esattorie, però come li hanno avuti non glielo so dire. Lei sa se ha sentito mai parlare di una legge nazionale che riguardava le esattorie siciliane e quindi gli interessi dei Salvo? Una legge nazionale in discussione di interessamenti presso il Parlamento nazionale? No, di queste cose io ne so poco e niente. Io so solo, come già ho detto poco fa,
quando politicamente avevano delle difficoltà, e a un dato punto Ignazio Salvo mi dice: prima che ce li tolgono, li molliamo noi. E con accordi politici all'interno della regione sono riusciti allora a affittare i locali, tutta la struttura che riguardava le sartorie. Lei ha sentito parlare di rapporti di esponenti di Cosa Nostra, possibilmente membri della commissione di Cosa Nostra, e di personaggi politici a proposito del sequestro e della liberazione dell'onorevole Moro? No, io di questi fatti non ne so nulla. E di rapporti di questo genere a proposito del fallito golpe borghese? Ma io del cosiddetto golpe borghese ne sentivo parlare in maniera molto così, molto larvata, che c'era stato Cicchitello, Buscetta, Cicchitello mi riferisco a uno dei Greco, qualcuno di questi che era andato a trovare Luciano Riggio per fare un'attività del genere. Ma so che i Corleonesi, mi riferisco a Corleonesi mio padre, Salvatore Arrini e tanti altri, al gruppo Giuseppe Giacomo Cammino, Raffaele Ganci, tanti altri, cioè, non hanno mai voluto avere rapporti con lo Stato, o perlomeno contatti con lo Stato, cioè scendere a patti con lo Stato, tranne che i favori quelli di normale amministrazione. E a proposito del questo cosiddetto golpe separatista di Sindona e della visita di Sindona in Sicilia? Di questo io so che quando si è saputo, e credo che Salvatore Rina, mio padre e tanti altri lo sapevano in anteprima, che c'era questo personaggio in Sicilia, e che man mano più muovevano questo fatto, quando dico io muovevano mi riferisco sempre a Bontà di inserirlo, ma veramente c'è l'altro gruppo distaccato da Salvatore Rina, che stavano manovrando questa attività del Sindona all'oscuro di tutti gli altri componenti della commissione. Però mio padre, Rina e tanti altri sapevano che c'era questa attività, e addirittura si lamentarono che avevano ucciso l'avvocato Ambrosoli, sempre questo gruppo, più c'era Salvatore Greco, detto l'ingegnere, che fa sempre parte a questo gruppo, e che non so, credo o per questo fatto o per tutta una serie di attività gli avevano dato 500 milioni, e cosa che mio padre, Salvatore Rina e tanti altri, cioè, ripugnavano questa attività, dice, si fanno i favori ma senza soldi, non facciamo favori per soldi. Scusi, soffermiamoci, abbia pazienza un po' di più su questo sì. Punto che mi sembra importante. Intanto, chi era che aveva preso i soldi? Meglio, a chi avevano offerto i soldi? Guardi, quando io parlo degli avversari, cioè essendo che li mettevano tutti in un gruppo, per come poi la guerra di mafia si è svolta, nel senso contro il Bontade e Company, quindi tutte queste persone erano coinvolte perché erano tutti d'accordo nel portare avanti il progetto Sindona e tutto quello che lo competeva assieme a loro. Ma questa questione dell'assassinio dell'avvocato Ambrosoli era, in questi discorsi che lei ha ascoltato, collegata a questa visita di Sindona in Sicilia? Cioè, era tutta un'attività che loro avevano, ripeto, molto stretta, e che si gestivano per i fatti suoi. Ma chi aveva, hanno detto chi aveva offerto questa somma di denaro? Guardi, e a chi? No, io ripeto, posso, come ho detto, della supposizione, però 100% per dire i fatti sono così, no? Però quando per quelli che hanno i discorsi in Cosa Nostra, bastava mezza parola per dire che quando si parla di Stefano Bontade si parlava di tutto gli avversari, quindi poteva essere il Bontade, poteva essere inserirlo, potevano essere anche altri, però il prevalente era Stefano Bontade in quanto cognato di Vitale, e quindi sì, c'era questo rapporto di parentela molto stretto. E che c'entrava Vitale in questo? E Giacomino Vitale è cognato di Stefano Bontade. Sì, no, dico, ma a proposito della vicenda di Ambrosoli.
che c'entra, che, non so come sono gestite, ma i contatti l'avevano tutti fra di loro. Ripeto, se lei mi dice particolare non glielo so dire, io le ridico quello che ho sentito, che commentavano questi fatti, che erano stati pagati per commettere un omicidio o per tutta la gestione, ma in particolare si riferivano a un omicidio, perché per uccidere un avvocato, che si parlava di questo avvocato Ambrosoli, avevano incassato 500 milioni. E quindi c'era questa specie di nausea, per dire, si fanno favori per soldi, questo era il senso. Quindi non dissero chi aveva offerto queste somme, per quale ragione doveva essere ucciso l'avvocato Ambrosoli? No, il motivo non glielo so dire, chi l'ha offerto nel dettaglio non lo so, però loro sapevano di più, quindi per dire questo vuol dire che sapevano molto di più. Senta, lei ha già detto ai pubblici ministeri del voto e del contributo, diciamo, dato al voto per le elezioni nazionali da parte di Cosa Nostra nel 1987, poi se ho fatto io in contrasamo una domanda sul 1991, l'ha detto che nel 1991 ci fu libertà di voto. Si ricorda questo, conferma questo particolare? 90-91, dal 90 in poi non ci sono stati più interessi, almeno da parte di Cosa Nostra, per una persona specifica. Che suo fratello ha detto che nel 1991 in Sicilia per le elezioni regionali si votò per esponenti della Democrazia Cristiana, in particolare della corrente Andreottiana. Mio fratello Emanuele? Sì. Se mio fratello Emanuele ricordi i particolari di me o abbia avuto qualche ordine diverso da me, non glielo so dire. Io non mi sono interessato per nessuno. Se mio fratello mi fa ricordare quando e come e per chi abbiamo votato. Senta, allora, veniamo adesso a... Può darsi che mi viene la memoria, chiedo scusa. Veniamo ad alcuni passaggi che io vorrei che lei chiarisse alla Corte, nei limiti naturalmente dei fatti che conosce. Intanto, questo rapporto con la corrente andreottiana, Andreotti, queste questioni che lei ha già più volte raccontato e che io naturalmente non riprendo perché sono già agli altri. C'è un momento a partire dal quale si interrompono e perché? Si interrompono e perché? Avvocato, possiamo ripetere tutto quello che abbiamo detto. Le mie conoscenze risalgono dall'86, da quando io rientro, dal 31 gennaio 86 in poi, i contatti tra Salvo Ignazio, cioè perlomeno la persona che rappresentava la corrente andreottiana, così chiamata, cioè tramite Lima o Gambria e tutto il resto, per quelle che sono le mie conoscenze e i fatti, partono dall'86-87 in poi. Sì, questo lei lo ha già detto. Io desidero sapere se lei sa che ad un certo punto questi rapporti si interrompono, si spezzano, non ci si riferisce più alla corrente andreottiana per questo tipo di favori su cui adesso verremo un momentino. Se lei si ricorda, sa se c'è stato un momento o un fatto a partire dal quale, o più di un fatto a partire dal quale questi rapporti si interrompono. Avvocato, forse non mi sono spiegato quando ho deposto l'altra volta. I fatti, quando io andavo da Ignazio Salvo e una volta mi diceva che non era possibile, una volta mi diceva che non era avvicinabile Tizio, una volta mi diceva che non è, per ora è meglio non toccare nessuno. E una volta mi diceva che ne ci sono andato una volta, io posso, più ritocchiamo questi particolari più me ne vengono nuovi, però dall'86-87 quando sono tornato dalla Linosa in poi non c'è stato una volta, da quando io ci sono andato Ignazio Salvo mi ha detto una risposta positiva, quindi possiamo portarne 10, 20, 30, io ci sono andato un sacco di volte sia per questi fatti che per altri fatti. Ci andavo per le costruzioni che facevano, per l'attività economica che avevo, ci andavo per questi fatti. Quindi ogni volta me ne diceva una, quindi sempre negativa.
io di negativo portavo a Salvatore Arena, e Salvatore Arena mi diceva si devono fare uccidere per forza, tant'è vero che poi nel 92 siamo arrivati all'eliminazione. Quindi diciamo che come dire, lei conferma che in sostanza poi diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vato è stata la conclusione in Cassazione del maxi processo. Avvocato. D'accordo, d'accordo. Non, su questo non ha detto, ha tratto una conclusione l'avvocato di parte civile. Io volevo all'occasione chiarire nel punto. Non è che è stato che nel 92 perché e c'è stata la sentenza del maxi processo, cioè subito da quel momento in poi è scattata una vendetta contro tutti gli uomini dello Stato, perché vi posso dimostrare che già nel 91 c'erano dei contatti già, dei preparativi di attentato contro giornalisti o persone dello Stato. Tant'è vero che Maurizio Costanzo, il dottor Maurizio Costanzo, giornalista, non doveva essere eliminato, cioè l'attentato doveva essere nel 93, ma bensì nel 91. Solo che poi, essendo che Salvatore Arena guidava tutti i fili, bloccò questo progetto. Non si è fatto prima l'attentato al dottor Giovanni Falcone, tutto il resto, perché c'era in dirittura d'arrivo il maxi processo. Non voleva dare, Salvatore Arena non voleva dare la giustificazione a qualsiasi uomo d'onore, cioè al più piccolo, per dire per questo fatto il maxi processo è andato brutto. Quindi dopo la sentenza del maxi processo si mettono una serie di attività criminose portate a termine, però già deliberate e stabilite molto tempo prima, solo che in quel momento non c'era più nessun aggancio politico e si comincia ad fare un'attività criminosa. Tant'è vero che dopo la strage di Falcone io mi incontro con Salvatore Arena e gli chiedo a che punto siamo e lui mi dice si sono fatti sotto, quindi mi riferisco a quello che poi è stato sviluppato in futuro con i contatti con il colonnello Mori e il capitano De Donno tramite Antonio Cinà e Ciancimino. Quindi Salvatore Arena a me me le diceva le cose, questo e l'altro mi diceva. E quindi io so quello che c'era in pentola. Tant'è vero che si dovevano commettere a sollecitare per stuzzicare questa attività per poter prendere i contatti. Sì. Vediamo un attimo questo. Però prima vorrei risolvere una cosa. Lei sa se c'erano dei criteri in base ai quali Cosa Nostra decideva di uccidere o comunque di attentare alla vita di esponenti politici, di uomini delle istituzioni, di giornalisti, eccetera, eccetera. Avvocato. C'era, come dire, una sorta di direttiva generale o di volta in volta veniva deciso? Io parlo delle mie esperienze. Certo, certamente. Parlando per esempio del giornalista Maurizio Costanzo, io ero uno di quelli che andavo da Salvatore Arena e dice c'è questo qua che si comporta male, fa interviste in televisione, fa dichiarazioni in televisione, cioè si sta portando contro la mafia, un'attività contro la mafia, quindi sarebbe opportuno dargli una bella lezione. E il momento scatenante nei confronti di Maurizio Costanzo fu quando che c'erano i detenuti, in particolar modo credo che c'era Francesco Madonia che aveva avuto dei benefici, arresti domiciliari o qualcosa del genere. Il Maurizio Costanzo va a dire se questo non c'ha il cancro che gli venga, e quindi per Cosa Nostra già questo basta per poter stabilire un decreto di morte nei confronti di un'altra persona. Quindi bastava dire poco o bastava dire tanto per poter eliminare un qualsiasi avversario che riguardava Cosa Nostra. Senta, lei ha parlato l'ultima volta che è stato qui di favori, diciamo, è stato chiesto di favori che i politici potevano fare a Cosa Nostra, chiedevano di fare a Cosa Nostra e via dicendo. Ma quali erano i favori che Cosa Nostra invece faceva ai politici? Ma era un rapporto di scambio, che cos'era? Avvocato, c'erano rapporti di
di amicizia personale ci potevano essere. C'era un periodo che c'erano rapporti per dire votiamo per questa persona e c'era un rapporto di voto massiccio perché c'era un interesse generale per Cosa Nostra. I due fatti particolari che io mi ricordo sono stati quelli per Mario D'Acquisto nell'82, 83-82, e quando fu per l'onorevole Martelli nell'87, perché in quell'occasione ci sono stati due interessamenti, non una, prima a livello provinciale, se non ricordo male, e poi a livello alle politiche nazionali. Senta, ma le risulta, personalmente ho sentito parlare anche che, del fatto che questi favori consistevano in, anche in omicidi? Avvocato, per quelle che sono le mie conoscenze, i favori, non è che c'era il politico X o l'amico X che veniva a dire fate tale omicidio o tale omicidio, nella maniera più categorica. Però si venivano a lamentare, quindi c'è questo signore che mi dà fastidio, c'è quest'altro che mi ostacola, mi crea problemi, e quindi si eliminava l'avversario, chiamiamolo l'avversario politico, la persona che dava il fastidio. Quindi c'era, come dire, una specie di intreccio di interessi. Mi posso raccontare una mia spesa personale, un'intesa, un'esperienza mia personale. Una, due. Come ormai tutto il mondo sa, c'era Angelosino che si interessava per i lavori dell'amministrazione provinciale. A un dato punto, Angelosino c'era quando c'erano le persone che lui conosceva direttamente, quindi li avvicinava, si ci mettevano a disposizione. C'erano delle persone che lo ostacolavano. E quindi una volta, due volte, tre volte, né che Angelosino mai mi venne a dire ah, mi deve commettere questo omicidio o mi deve fare questa cortesia o questo ostacolo. Come lei ha potuto notare, davanti a me a un confronto gli ho chiesto ad Angelosino se gli ho mai parlato di omicidi, se gli ho mai ci ho detto di omicidi, se ci ho mai parlato di omicidi, e lui ha detto completamente nella maniera più categorica. Quindi Angelosino non mi ha mai dato nessun ordine, né Angelosino né nessuno. Però ho commesso l'omicidio dell'ingegnere Messina a Monreale perché dava fastidio ad Angelosino in questa attività di lavori. E l'ingegnere Lamantia sempre di Monreale, cioè geometra Lamantia, non mi ricordo chi era, un piccolo imprenditore. Quindi facevamo il favore a noi stessi o ad Angelosino che girava, perché Angelosino ci veniva a dire ci abbiamo questo problema, ci abbiamo quest'altro problema. Quindi questo era il sistema che Cosa Nostra adoperava. Questa è un'esperienza, ha detto due, un'altra? Questa è la mia esperienza personale, che i fatti come sono andati. Questo di uno, mi pare che aveva detto due. La Mattia scomparso per l'Opera Bianca e l'ingegnere Messina. Ho capito, avevo perso uno dei due. Sì. Senta, ma a partire dal momento in cui poi, come dire, si decide, diciamo, di dare esecuzione a una serie di omicidi e di attentati che lei ha detto erano stati già deliberati prima, stiamo parlando sempre naturalmente del reparto esponenti politici, uomini delle istituzioni, eccetera eccetera, da quel momento in avanti lei risulta, e quindi questo significa parlare anche un po' più diffusamente di questa questione qui del famoso papello, cosiddetto papello, sì. Lei risulta che si sono cambiati i rapporti politici, cioè c'erano altri personaggi, altri interessi politici che entravano, diciamo, in questa combinazione con Cosa Nostra. Avvocato, nel 1992, maggio, giugno, quando è successo, che io gli chiedo a Salvatore Rina come siamo combinati, che credo che sia uno dei pochi che mi potevo permettere di chiedergli quantomeno come andavamo, lui mi risponde, primo, si sono fatti sotto, nel senso che mi vogliono portare a Bossi, dice, ma che sei pazzo, dice, non lo ritengo affidabile, tramite avvocati. Ma siccome in quel momento con Salvatore Rina non avevamo la vicinanza, e quindi non gli chiedo chi era e chi non era, anche perché avevamo sempre tempi stretti, e me ne vado. Dopo, quando ci vediamo, dico che si dice, che non si dice a che punto siamo, mi dice si sono fatti sotto, hanno preso dei contatti, e mi dice ci ho fatto una richiesta, un papello così,
Quindi, però non li chiedo con chi c'hai questi contatti. Pensavo esponenti politici, pensavo qualche aggancio che lui avesse per il passato, non pensavo mai e poi mai con i carabinieri. A un certo punto succede che il dottor Pietro Grasso, ritornando e cercando un po' se questi mandanti occulti o presunti mandanti occulti che si cercano a destra e a manca, il dottor Pietro Grasso, mettendoci con la santa pazienza piano piano e mettendoci con, come suol dire, costruendo un mosaico tassello su tassello, mi dice chi poteva essere secondo lei la persona che trattava tramite, cioè per conto di Salvatore Arrigo, perché come ho sostenuto, l'ho detto pubblicamente, non credo mai all'incontro tra Di Maggio, cioè tra Rina e Andreotti, perché io conosco come si muove Salvatore Rina, nel senso, quindi ci sono state sempre persone che hanno sempre trattato non direttamente. A che mi dice, gli dico, per le mie esperienze, per le mie conoscenze, c'è Antonino Cina. Dice, ma può essere anche Vito Ciancimino, può essere anche Vito Ciancimino, però la persona per me in quel momento è ideale, perché Antonino Cina era il medico di famiglia, Antonio Cina, uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, persona di fiducia, si conosco da una vita. Antonio Cina era la persona che prima di me aveva preso contatti con Gaetano San Giorgi per uccidere Ignazio Salvo a Roma. E gli chiedeva le notizie per dire, ma tuo zio dove se la fa, tuo zio dove non se la fa, tuo zio di qua, tuo zio di là. Quindi io so che assieme a Salvatore Rina c'è Antonino Cina che sta parlando di tutta una serie di fatti. Quindi quando il dottor Pietro Grasso mi domanda chi poteva essere, dico Antonino Cina. Finito, io non so più niente. Chiuso l'argomento. Scusi se la interrompo, ma quali collegamenti politici aveva Cina, il dottore Cina? No, io ne ho detto. Signor Presidente, io mi posso permettermi di osservare che l'omicidio Pecorelli è del 1979. E qui stiamo parlando di fatti. Abbiamo parlato di fatti del 1997 ultimamente, no? Mi pare. Sulla credibilità. Sono state domande. Dico. Non so, abbiamo parlato di ieri di questo. E che il testimone ha riferito di un dottor Pietro Grasso che gli ha chiesto un'opinione e lui ha riferito la sua opinione al dottor Grasso. Ripetita, che avvocato, mi devo scusare. C'è opinione su fatti. Quindi voglio dire, stiamo parlando di opinioni in relazione a fatti che si sono verificati comunque 12 o 13. Opinioni. Mi sono limitato. Va bene, ne prendiamo atto. Io mi sono limitato a chiederle appunto questo che stava rispondendo lei. Ho finito. Quindi io fino a quel momento, io non che sapevo chi c'era dietro all'altro lato del tavolo. Io sapevo che la persona che stava trattando, pensavo politici, pensavo con avvocati, pensavo persone delle istituzioni, non pensavo mai con i carabinieri, non so se sono stato chiaro. Sì. Cioè, in primo tempo, per me tutti potevano essere massoni, potevano essere da qualunque, però tranne che c'erano i carabinieri. Per me, quando poi ho scoperto che la prima notizia io la prendo al giornale della Repubblica il 29-30 ottobre, a che quando ho letto dice altro che papello e papello, non mi ricordo come era scritto, però dove poi ho avuto la conferma definitiva è stato il 5 novembre del 77, quando il colonnello Mori rilascia un'intervista al 5 novembre 97 al quotidiano La Repubblica. Io c'è rimasto stupito, io Giovanni Busco, per dire, ma stiamo trattando con i carabinieri? Cioè, tutto pensavo tranne che con i carabinieri. Non so se sono chiaro. Sì, chiarissimo. Quindi, quando ho detto, mi sono stupito, nel senso che fino a ieri, per dire, abbiamo ucciso il capitano Basile, abbiamo ucciso il capitano D'Aleo, sono stati uccisi tanti poliziotti, forze di polizia, per questo motivo, e poi ci vai a trattare. Quindi io sono rimasto un po' deluso, sbigottito, ma non... Questo. Lei sa se poi dopo la cattura di Todorina questo progetto è andato avanti o se ci sono stati altri progetti, che c'è un certo periodo di tempo
tra la cattura di Totorina e il momento in cui lei decide di collaborare, in cui lei è in giro, diciamo? C'è, appena viene arrestato Salvatore Riina, c'è una certa, chiamiamola spaccatura, all'interno di Cosa Nostra. Ci sono capi mandamento che vogliono andare avanti e ci sono capi mandamento che si vogliono fermare. E i capi mandamenti che vogliono andare avanti sono quelli che volevano portare la strategia di Salvatore Riina che aveva iniziato, nel senso di combattere quei amici o nemici nella strategia di Cosa Nostra negli uomini dello Stato. C'era una parte che si era che per me non c'entrava niente, almeno per me non c'entrava niente, è una parte che aveva partecipato con la Raffaele Ganci e Gancemi, che si volevano tirare indietro. Poi nel tempo ci sono sviluppati con gli attentati al nord, ma che era un progetto, come ho spiegato alla Corte di Firenze, che non riguardava la Sicilia, ma erano tutti esponenti di Cosa Nostra che stavano attaccando lo Stato con la speranza che lo Stato venisse un'altra volta al trattare, ma non so chi doveva venire e chi non doveva venire. Io di questo fatto ci rientro all'ultimo, cioè sapevo di tutta la storia, però io responsabilmente non avevo nessuna attività, però ci rientro all'ultimo a cosa fatto. Cioè, quindi quando lei ha cominciato a collaborare c'era ancora aperta, diciamo, questo conflitto interno a Cosa Nostra, su chi, questo contrasto, su chi sosteneva che bisognava seguire una strada, diciamo così, militare, sì, e chi riteneva diplomatica. Aspetti, questo sino a quando, stiamo parlando subito all'arresto di Salvatore Riina, sì, stava facendo le evoluzioni, i fatti si sono cambiati, tant'è vero che poi dopo gli attentati del nord, sempre all'interno di quel gruppo che avevano fatto gli attentati a nord, c'era l'altra spaccatura, perché per esempio i fratelli Graviani poi non si sono sentiti più con Bagarella, Leo Luca, tanti altri personaggi si cominciavano a tirare indietro, io non avevo mai partecipato, quindi più si andava avanti più c'era sempre una marcia indietro. Questo veramente non l'ho ben capito, che vuol dire più si andava avanti più c'era una marcia indietro? In che senso? Più si andava avanti nel tempo, più quel gruppo che... La linea moderata, diciamo, progrediva, in questo senso? Chiamiamola moderata, chiamiamola così, ma di moderato, per quelle che sono le mie disconoscenze in Cosa Nostra, non esistono. Quindi vabbè, certo, era una diversa strategia, ho capito. Senta, lei ha parlato finora di vari personaggi che avevano rapporti con ambienti politici, eccetera, eccetera. Ha parlato di Riina, ha parlato di poi prima di Bontate, eccetera. E di Bernardo Provenzano, lei sa se ci aveva rapporti di questo genere? Guardi, Bernardo Provenzano, per quello che io lo conosco... Lei lo conosce innanzitutto? E come lo conosco? L'ho visto sino a un mese e mezzo, due mesi prima che io venisse arrestato. Come ho detto poco fa, qualcuno l'aveva dato pure per morto al punto di sospendere le ricerche, e io aspettavo di riuscire a capire chi era stato questo personaggio che l'aveva dato per morto, tant'è vero che poi ho scoperto che è stato il Di Maggio Baldassare. Quindi Bernardo Provenzano, per quelle che sono le mie esperienze, il suo contatto privilegiato era sempre con Nicolonese, ma il suo contatto privilegiato era Vito Ciancimino, e spesso e volentieri il Bernardo Provenzano cadeva nelle volontà del Vito Ciancimino, nel senso che gli chiedeva qualche cortesia, qualche favore, gli faceva delle lagnanze, queste lagnanze andavano a Salvatore Riina, e Salvatore Riina lo accontentava, anche perché a lui, a Vito Ciancimino, ci teneva, e credo che per questa attività qualche omicidio è stata fatta. Nello stesso caso, come ho raccontato poco fa, dell'ingegnere Messina, dell'ingegnere cioè del piccolo imprenditore Lamantina.
Lei non sa se Bernardo Provenzano aveva dei rapporti o delle amicizie di natura politica, diciamo lui, in proprio? Diciamo. Ma guardi, come l'ho detto, Guido Ciancimino era uno dei personaggi prioritari. Poi di altri io non lo conosco, ci ho avuto contatti, però ne conosco tutta la situazione di Bernardo Provenzano. Poi credo che aveva delle altre amicizie, come credo ognuno di noi aveva delle piccole o grandi amicizie, non so a che livello, però io di contatti a livello nazionale o di qualsiasi altro livello a Bernardo Provenzano io non li conosco, ma può darsi che l'abbia, non glielo so dire. Lo sa chi è Rino Lonigro? Come? Lo sa chi è Rino Lonigro? Rino Lonigro è una persona di alto fondo. E che cosa sa di lui? C'ha a che fare con questi rapporti di cui le ho Rino Lonigro è amico di mio fratello Emanuele, non so se sia amico di Bernardo Provenzano, se sia diventato amico di Bernardo Provenzano non lo so. No, non dico di Bernardo Provenzano, dico se era uno dei soggetti che rappresentava. Rino Lonigro era amico di rapporti, diciamo, politici. Rino Lonigro era amico di mio fratello Emanuele, a Rino Lonigro gli abbiamo dato una mano d'aiuto quando si è portato vice sindaco. Rino Lonigro aveva contatti con mio fratello Emanuele lì e gli dava delle piccole informazioni, piccolo o grandi, tant'è vero che noi abbiamo sospettato addirittura che poteva appartenere ai servizi segreti, ma erano sospetti. E poi mi è stato chiesto dalla procura di Palermo su una lettera anonima chi poteva essere a scrivere questa lettera anonima, ma solo su deduzione, non ho nessun fatto. Quale lettera anonima? Scusi. Quella rinviata alla procura della Repubblica di Palermo, dove si accusava Mannino che si era incontrato con Salvatore Rina da un prete a San Giuseppe Iato, cioè Padre Giglio, che tutta questa storia non c'era niente di vero. Quindi su deduzione chi poteva scrivere questa frase, chi conosceva bene l'ambiente, gli ho detto per me però solo deduzione era Rino Lonigro. Non ho nessun elemento per confermare. Stiamo parlando di quella lettera che i giornali hanno definito la lettera del corvo numero 2? Può essere, io mi riferisco a quella dove si voleva incolpare Mannino. Sì, sì. Di contatti. Ma questo Rino Lonigro quindi era un personaggio politico di quale partito? Credo alla corrente, lui in Sicilia aveva la corrente dell'onorevole Russo, Ferdinando Russo. A livello nazionale a chi appartenesse non glielo so dire, che mi interessava pochissimo e niente di politica, tranne che non mi interessava per far votare a una persona. Senta, sa lei se e quali esponenti di Cosa Nostra avevano interessi particolari nel Lazio? Ma nel Lazio c'era una decina di Cosa Nostra, non mi ricordo se apparteneva alla famiglia di Stefano Bontato o quella di Pippo Calò, e questi personaggi, appena è stato ucciso Stefano Bontate, in parte sono quasi stati tutti eliminati. Sì, a parte questo che mi pare l'aveva detto già l'altra volta, io volevo sapere se le risultano, diciamo, interessi economici o interessi politici istituzionali nel Lazio. No, che io ne sappia no. Va bene. Senta, un'ultima domanda, così approdiamo a questo processo, al di là del contorno. Lei ha già detto, mi pare, a domanda dei difensori degli imputati, uno dei difensori degli imputati, degli odierni imputati, che lei non sa nulla dell'assassinio di Mino Pecorelli, che no, è oggetto di questo processo. Ma lei ne ha parlato ai pubblici ministeri di questa sede giudiziaria, ha accennato a Pecorelli. Se il Presidente mi consente vorrei ricordare questo passaggio e così concludiamo. Come prima, se se lo ricorda. Avvocato, io ho dichiarazioni ne ho fatte, sì. Però può essere pure che mi scappa, però io di questo fatto non so nulla, però se mi può leggere il verbale, sì. Qual è? Le leggo tutto il verbale, perché se no il verbale, questo passaggio, questo periodo, se no stiamo parlando del verbale dell'8 settembre 1997, i pubblici ministeri di Perugia la interrogano.
E lei dice: oggi più vado avanti più mi rendo conto che anche se uno ha commesso tutti i crimini del mondo, dico certe volte, uno ti può dare fastidio, è una persona dello Stato, quindi non l'hai commesso, quindi quantomeno anche per, qui ci sono dei puntini, non si capisce, farò di tutto per scolpare mio padre di quel crimine, nel senso che in quel periodo il capomandamento, che quello che presiedeva le commissioni, era Salamone Antonino, che non so per quale motivo molti collaboratori, in qualche modo Buscetta lo tiene fuori, e che io per esempio ho detto più a qualcuno di pressare su Salamone, credo che sia una persona debole dal suo comportamento, e Salamone non gli puoi dire, sapeva, questo è il passaggio importante, sapeva a livello di Badalamenti, a livello di Calò, a livello di Salvatore Riina, cioè conosce i fatti vecchi, nuovi e molti particolari. Quindi perché non intervenire allo stesso modo di Pippo Calò con Salamone Antonino Badalamenti? Perché Salamone è uno di quelli responsabili, tipo sul Pecorelli sicuramente sa. Perfetto, io non è che ho detto è così. Si parlava. Dice sicuramente sa, da che cosa? Sicuramente, perché Antonino Salamone, essendo un personaggio molto vecchio, conosceva fatti vecchi, conosceva un po' tutta la situazione, da parte di inserirlo il Greco e compagnia varia, e da quest'altro lato, anche siccome ci sono molti collaboranti che tirano in ballo mio padre nel periodo 77, 78, 79, 80, 81 come capomandamento, quando mio padre è sostituto di Antonino Salamone, però quando Antonino Salamone veniva a San Giuseppe Ato o in Sicilia, che veniva spesso, prendeva il posto di capomandamento. Mio padre diventa capomandamento nel 1983. E siccome c'è il collaborante Buscetta, come ho sostenuto in occasione tipo Di Maggio, tipo Contorno e Buscetta, che molti suoi amici se li sono tenuti ben cari per non accusarli, tipo il Salamone. Perché dico il Salamone? Salamone è responsabile dell'omicidio in questo momento non mi viene una persona delle istituzioni, che c'è in particolar modo il signor Di Carlo, che accusa mio padre come capomandamento, quando in quel momento il capomandamento è capomandamento ed era pure presente all'omicidio, a questo omicidio, sarebbe l'omicidio di che è avvenuto nel 79, questo omicidio Terranova. Terranova, sì. Sì, l'omicidio Terranova. E siccome so da mio padre che addirittura uno degli esecutori materiali è, anche se erano a una certa età, ma era Antonino Salamone, Stefano Bontate, Salvatore Riina e Giuseppe Giacomo Gambino e tanti altri, il Francesco Di Carlo accusa mio padre. E il Buscetta, per esempio, secondo me non ne parla perché sa, perché è amico di Antonino Salamone, e Antonino Salamone, siccome quando fu nell'81, non mi ricordo 81, quando fu che si consegnò a Reggio Calabria, quindi questa è un'azione di, per Cosa Nostra, un'azione di sbirritudine, quindi perché non si interviene, perché non si cerca Antonino Salamone e dargli la sua responsabilità e portarsi che collabori e vi possa chiarire anche tanti fatti. E portarsi anche sul Pecorelli, questo è quello che devo dire, che ha detto che Antonio Salamone sa. Mente, ha detto dico, io ho detto pressate su questa persona, in quanto la persona è debole, quindi può collaborare, può chiarire tante posizioni. Sì, sì, capito, va bene. Lei quindi non ha alcun elemento per poter sostenere che Salamone sa qualcosa di Pecorelli o che l'omicidio Pecorelli è di matrice mafiosa. Guardi, non ne so dire, non gli so dire niente. Io, siccome, per spiegare bene il senso, nel senso che sì. Ha spiegato benissimo. Mio padre, essendo che non è responsabile, siccome io a mio padre l'ho accusato di tanti omicidi, ma di questo omicidio mio padre non ne sa niente. Tant'è vero che la sera dell'omicidio mio padre va al battesimo del nipote di Ciccio Di Matteo, che sarebbe nipote di Antonino Salamone,
e che Antonino Salamone è presente, il signor Franco Di Carlo e tanti altri dicono che a determinare l'omicidio sia stato mio padre. Quindi dico, consiglio per quelle che sono le mie coscienze, prestate su questa persona, perché come per mio padre e per tanti altri fatti, che quando le persone possono pensare qualunque, però c'è omicidi che non ha commesso, io farò di tutto per dimostrare la verità, ma sia come mio padre che sia qualunque persona che non sia vera. Quindi in conclusione, signor Busco, ho finito per davvero, dopo questo suo lungo racconto in 2 puntate o 3 puntate, lei sa che Cosa Nostra, i capi di Cosa Nostra hanno avuto nel tempo e hanno cercato nel tempo costantemente rapporti con esponenti politici e istituzionali, sì, per i propri interessi. Sì. Perché sì, ho capito, sì, bene. Gli posso spiegare l'ultimo, non so se la posso raccontare, certo, perché è coperto da... Ma qui dinanzi alla Corte di Assise è tutto per dire. No, io non ho problemi, io non ho problemi di raccontare niente a nessuno. Pensi io. Nel 94, dopo le stragi del del nord, chiamiamolo del nord, sì, ho cercato di contattare tramite Vittorio Mangano, allora Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio, sì, o Silvio Berlusconi, però i risultati sono stati negativi, perché poi Vittorio Mangano è stato arrestato e quindi le mie ricerche si sono bloccate. Sono bloccate perché Vittorio Mangano è stato arrestato, quindi ho cessato questa attività. Stessa cosa ho fatto quando cercavo tramite Antonio Salva e con Gambia di riprendere la vecchia via per poter arrivare all'onorevole Andreotti, ma cosa che non mi è riuscita neanche questa. Quindi ecco, in continuazione costantemente Cosa Nostra alla ricerca di un aggancio e di qualsiasi natura, di qualsiasi lato politico parlando. Con chi governa in sostanza? Sì, o dico di governo o con chi può fare la cortesia o di poco di grosso conto. Chiedendo ovviamente, ricambiando questi favori come ha spiegato poco fa. Ma i favori, guardi, i favori... Nel termine che ha spiegato, nel senso che ha spiegato. Non prende la testimonianza direttamente l'avvocato Galassi. No, io volevo spiegare. No, perché... ho ricordato quello che ha detto un momento fa. Io... intanto non c'è più, e poi non è vero. Siccome io ho fatto votare Forza Italia, ma ho fatto votare Forza Italia... Questo è pertinente, perché anche questo rientra nel capitolato? No, io volevo parlare. I rapporti di Cosa Nostra con i politici è l'oggetto del capitolato. Anche quelli del 94, dopo che Andreotti non c'entra più niente. Ma con te siamo arrivati al 97, io mi fermo al 94. Ma insomma, noi ho capito, ma noi eravamo in sede di controesame, e lei sa che il controesame può spingersi alla valutazione della credibilità. Qui siamo in sede di esame. Ora, è vero che il capitolato è amplissimo, però è un capitolato che deve essere... Guardi, io ne faccio solo una questione di tempo, perché qui potremmo andare avanti fino a mezzanotte, potremmo andare avanti a mezzanotte di tanti anni. Quindi a me interessa poco, perché fino adesso ancora una complicità tra Berlusconi ed Andreotti nell'omicidio Pecorelli non è stata immaginata. Però ci vuole pure un minimo di ordine nelle cose. Il capitolato è ampio, ma è sempre un capitolato che va rapportato all'omicidio Pecorelli e si presume al periodo di tempo in cui comunque il senatore Andreotti ha svolto un qualche ruolo. Sappiamo benissimo che il senatore Andreotti da anni è fuori ruolo e anzi addirittura sottoposto a procedimento penale. Adesso andiamo a parlare di Mangano, di Berlusconi, parliamone, però sappiamo tutti quanti che possiamo parlarne a questo punto per l'eternità, perché poi io gli farò un controesame su Berlusconi, allora poi gli chiederò di Dell'Utri, poi gli chiederò chi è Mangano, poi di chi è parente Mangano, perché a questo punto io sono legittimato ad andare chissà dove. Comunque il capitolato riguarda i rapporti tra Cosa Nostra e i politici, e non è che è limitato a qualche... siccome l'avvocato di parte civile può avere interesse a sapere se ci sono sempre stati allora
dopo e adesso dei contatti con i politici, questo è il senso della domanda. Ecco, ho capito. Avvocato, però. Presidente, io ho finito, Presidente, come a me interessava. Ho capito che lei ha finito. Io sono soddisfatto della circostanza che il signor Brusca ha, come dire, con esempi concreti dato una risposta alla mia domanda, cioè questa ricerca continua da parte di Cosa Nostra di rapporti con personaggi volevo politici. Volevo completare nell'interesse di... Anche a questo tipo di domanda, perché a questo punto non è possibile parlare di capi di Cosa Nostra che cercano contatti con uomini politici. A questo punto si faccia la domanda con riferimento ai nomi e ai politici. Perché, Presidente, glielo dico? Perché poi quando saremo in sede di discussione, queste domande generiche, che comportano inevitabilmente delle risposte generiche, verranno riempite con determinati nomi. Allora, a questo punto si chieda se quelle determinate persone di Cosa Nostra hanno ricercato contatti con particolari persone. E si inviti il testimone a raccontare fatti specifici se li sa, e altrimenti usciamo dal generico, perché lei sa benissimo qual è il rischio a cui altrimenti si va incontro con questo sistema continuo di parlare di Cosa Nostra e di parlare di politici. Comunque su questo il test è già stato interrogato lungamente dal PM, dalla parte civile, da voi, ha già risposto per quello che sapeva. Mi sembra che la domanda dell'avvocato Galasso fosse una domanda puramente conclusiva dell'interrogatorio. Ecco. Di un qualche cosa voleva, che voleva, come tale generica era e generica rimane. Lui voleva concludere, a proposito di domande generiche non ne parliamo, no? Dico qui non è il caso di luce, soltanto che noto che l'avvocato Coppi sa già quale sarà la ringa della parte civile, su che cosa si fonderà, su che ha detto, perché poi già sappiamo che cosa dirà, però prendo come un suggerimento, però forse è bene che, se il Presidente consente, il test conclude, perché io ho concluso. Io volevo... Lei non deve fare altre domande? Ho finito, avevo detto meno di un'ora. E lei che vuol dire? Volevo completare la risposta, perché non vorrei lasciare dubbi. Cioè io, siccome per motivi miei, per quello che potevo capire, ho fatto votare Forza Italia, ma non perché avevo un patto, un contatto, uno scambio con qualsiasi uomo politico che appartenesse a Forza Italia. Cioè era un fatto che io facevo votare Forza Italia contro la sinistra, stop, però non avevo nessun contatto politico, non avevo nessun referente politico, come ho dimostrato al processo Musotto. Va bene. Un'altra domanda, Presidente. Pubblico Ministero? Nessuna domanda, Presidente. Difesa Calò? Non vedo più l'avvocato Biscotti. Ah, è vero, era l'avvocato Bellini che faceva le veci dell'avvocato Biscotti. Nessuna domanda. No, dicevo per Calò, la difesa di Calò. Allora andiamo alla difesa di Andreotti, prego. Lei ha appena accennato al fatto di avere lei stesso cercato di trovare un aggancio con il senatore Andreotti, se ho capito bene, attraverso Antonino Salvo e attraverso Cambria. Ci può, ha già anche detto che non c'è riuscito, non ha avuto questo aggancio, però ci può ricordare in quali occasioni lei ha provato a raggiungere questo aggancio, quindi che cosa ha fatto, quando si è recato, insomma, c'è tutto quello che lei si ricorda intorno a questi suoi tentativi, qual era la ragione per la quale cercava questo aggancio e via dicendo. E allora, siccome io, come già ho detto, nel 1982-83 avevo contatti con Ignazio Salvo e con Nino Salvo, in quell'occasione i due mi presentarono Pippo Cambria, dice sei in sostituzione nostra, eventualmente c'è Pippo Cambria. Allora, dopodiché viene, per andare in sintesi, viene ucciso Ignazio Salvo. Viene ucciso Ignazio Salvo, poi noi nei confronti di Pippo Cambria avevamo un progetto, quello di sequestrarlo per estorcerci dei soldi, poi viene arrestato Salvatore e ne cambiano tutti gli equilibri. Io avevo contatto con Gaetano San Giorgio, avevo contatto, dopodiché prendo contatto con Antonino Salvo, sia per problemi familiari sia per problemi di Cosa Nostra. A un dato punto io cerco Antonino Salvo per due motivi:
uno per poter riprendere. Scusi se l'interrompo, quando lei parla a questo punto di Antonino Salvo, siccome lei prima ha detto Nino Salvo, non è il Nino Salvo? No, no, Nino, Antonino Salvo è il nipote. Ecco, nipote perché era figlio, cioè, nipote di... Credo figlio del fratello, figlio di un parente molto vicino. Nipote... Quello che è stato arrestato ultimamente, anche con le mie dichiarazioni. Quindi nipote di Ignazio sarebbe questo? Sì, nipote di Ignazio. Nipote di Ignazio, d'accordo. Quindi, parlando con Ignazio Salvo, parlando con Ignazio Salvo e con Antonino Salvo, la persona con cui mi mandò il regalo orologio, il fasciacarte che abbiamo sviluppato al processo di Palermo, cerco di ricollegare per quelli che possono essere nel 1994 i contatti con Antonino Salvo e con il Gambria, e ripeto sempre il filo, sia per questo e sia per individuare il maresciallo Canale, in quanto lui mi diceva che avevano rapporti con il maresciallo Canale, per poterlo individuare dove si trovasse Baldassare Di Maggio, cioè, visto che lui apparteneva alle forze di polizia. Quindi avevo questo tipo di contatto con Antonino Salvo, sia per l'uno che per l'altro, ma sia l'uno che l'altro sono stati tutti e due, cioè non hanno dato in porta né l'uno né l'altro. Però io avevo capito, forse allora ho capito male, che lei cercava un contatto verso Andreotti. No, sempre la strada quella che io conoscevo. Ah, ma appunto, quindi lei non è che nel 1994 attraverso Antonino Salvo e Cambria ha cercato un contatto con il senatore Andreotti? Pensavo di arrivare un'altra volta alla corrente andreottiana, sì, tanto è vero, il Gambria, non mi chiedo scusa, le risposte di Gambria dice: per ora non posso avvicinare nessuno, per ora non posso toccare a nessuno, non posso cercare a nessuno, perché tutti si spaventano, che cercava solo Andreotti, ma cercava anche a livello palermitano, a livello generale, quindi cosa che non mi è riuscita. Sì, ma lei è troppo intelligente per non capire, forse data l'ora tarda non riusciamo ad intendere. A me interessa che non si faccia confusione tra corrente andreottiana, uomini considerati andreottiani eccetera, ed Andreotti. Quando lei dice che nel 1994 cerca di ripercorrere la stessa strada e di raggiungere la corrente andreottiana, io vorrei che lei fosse più preciso, cioè lei voleva, perché conosceva queste persone, mettersi in contatto con queste persone per raggiungere gli obiettivi che ci ha detto adesso, o perché pensava di arrivare o voleva arrivare ad Andreotti? Ecco, questo è il punto. Allora, non mi accontento di una indicazione corrente andreottiana. Perfetto. Andreottiana è ancora troppo generica la cosa. Allora togliamo la corrente andreottiana, togliamo tutte le persone. Io volevo riprendere le persone che io conoscevo, cioè Antonino, Ignazio Salvo, Giuseppe Gambria Lima ad Andreotti, per quello che ho già spiegato in più diverse occasioni, per riprendere un'altra volta il filo. Quindi togliamo i politici, togliamo tutto, volevo riprendere quelle che erano le mie vecchie conoscenze. Queste vecchie mie conoscenze si sono fermati da Pippo Gambria, perché Pippo Gambria diceva che non poteva andare da nessun posto, che non era in condizione di potersi muovere, che non poteva cercare nessuno, in quanto lui non poteva toccare nessuno perché si spaventavano tutti di avvicinarlo. Ma quando lei opera questo tentativo, questa è proprio la domanda precisa che le faccio, è perché lei poi sperava, contava, voleva arrivare, voleva essere presentato al senatore Andreotti? No, quale presentato? Io non ho avuto mai l'intenzione di conoscere mai nessuno e niente. Sempre il sistema, il metodo che conoscevo è il tramite. Tramite. Ma che cosa voleva fare arrivare nel 1900? Se lei fosse riuscito nel suo intento, che cosa Cambria avrebbe dovuto rappresentare al senatore Andreotti nel 1994? Qual era il suo progetto? Il mio progetto era quello di poter riallacciare qualche filo, ricucire un po' tutti i vecchi rapporti che erano stati interrotti, e quindi riprendere politicamente e vedere quello che si poteva fare. Non è che io ero sicuro che riuscivo, ottenevo o subito avevo un progetto, quindi si poteva cominciare col niente, con poi andare a finire chissà dove, ma credo che non l'interesse di Cosa Nostra, per quelli che mi interessavano, erano sempre fini processuali, fini di questo genere, non è che avevamo interesse di chissà che cosa. Nel 1994 Ignazio Salvo era già morto. Sì, l'avevamo ucciso. E anche Lima? Sì. E anche Lima.
Quindi per questo verso ormai non c'era più niente da fare? No, finito, infatti io ne ho detto, Pippo Cambria, le conoscenze che aveva Pippo Cambria. A Pippo Cambria in particolare che cosa ha chiesto? Di ricollegare quelli che erano i suoi vecchi contatti. Siccome io, per come già ho detto, sapevo di questo filo, però lo sapevo ma non l'ho mai visto. Non l'ho mai potuto verificare, toccare, vedere con i miei occhi. Quindi lei ha chiesto qualche cosa di specifico a Cambria o si è limitato a chiedere a Cambria se era disponibile a riprendere contatti? No, riprendere contatti, poi a quello che c'è le cortesie c'è si vedeva, sì, ma solo, solo riprendere il filo, nessun contatto. Perfetto. Cambria, nessun favore. Sì, per Cambria le ha risposto che non era possibile. No, completamente, in quel momento non era in condizione di poter prendere nessun tipo di contatto. Ecco, veniamo adesso invece, guardiamo un momento al passato, ma per il passato lei aveva utilizzato Cambria per arrivare al senatore Andreotti? No, io l'ho detto, il Cambria io l'ho avuto presentato in quell'occasione, non l'ho visto più, ho ripreso il Cambria perché non c'erano più i cugini Salvo, non c'era più nessuno. Non c'erano più questi qui, quindi anche qui quando lei dice si sapeva di questo filo, c'era questo filo, era una cosa che a lei risultava da quale fonte? La fonte che sapevo dai cugini Salvo, che mi era stato presentato, avvocato, dice se noi abbiamo nel 1982, se succede qualche cosa a noi, cerca Pippo Cambria, quando ancora tutto era calmo, tutto era pacifico, tu si andava d'amore e d'accordo. Cerca Pippo Cambria per fare che cosa? Per prendere contatto con Lima, Andreotti o quello che poteva fare potevano fare i Salvo, c'è a posto nostro, ci sono c'è Pippo Cambria. Però per quanto riguarda poi la sperimentazione diretta, lei non l'ha mai fatta? No, gli ho spiegato in mille... E saltiamo quindi al 1994, sì. D'accordo? Quindi Cambria per il momento lo possiamo accantonare. Sì, d'accordo? Io sto raccontando quello che ho vissuto io. Poi invece per quanto riguarda il rapporto diretto Ignazio Salvo, Nino Salvo, Lima, Andreotti, ecco, su che cosa lei ha sperimentato l'esistenza in concreto di questo rapporto? Lasciamo stare cosa le dicevano loro, io voglio sapere quali concreti interventi del senatore Andreotti lei ha chiesto per conto suo diretto, per conto di suo padre, per conto di Cosa Nostra, a Nino, Ignazio Salvo o a Lima, perché soltanto Andreotti poteva farlo e che Andreotti abbia fatto o non fatto. Avvocato, io posso rispondere a quello che ho già risposto in quest'aula precedentemente. Ma siccome anche prima le hanno chiesto di confermare quello che lei ha detto 20 giorni fa, abbiamo soltanto un momento di pazienza. No, perfetto. Io volevo dire in sintesi, confermo quello che ho detto 20 giorni e ripeto, io di diretto non ho nessun elemento. Il nostro canale era Ignazio Salvo Lima doveva arrivare ad Andreotti per quello che mi diceva Salvatore Arrina e mio padre. L'unici fatti che io ho avuto di concreto sono quando Ignazio Salvo manda a dire io non posso più sostenere non posso più mantenere, cioè per quando era successo che si facevano troppo morti in Sicilia, quindi di frenare questa scia di morte perché non è più in condizione di poter, cioè ci si parlava di legge speciale, si parlava di qualche cosa, non sono più in condizione di poter mantenere questo tipo di situazione in Sicilia. E questa è la prima esperienza che ho avuto diretta. L'altra aspetta. Diretta. Diretta da Ignazio Salvo, ecco, chiedo scusa. Quindi da Ignazio Salvo. Mi dice, ma Andreotti manda a dire questo, però se Ignazio Salvo diceva una mendolanteria o diceva di che questo fatto se ne appropriava, come se lui poteva fare anche la sua deduzione, questo non glielo posso dire. E allora adesso, siccome lei ha giustamente, ed ecco perché gliel'ho fatto dire, siccome lei ha introdotto un argomento molto intelligentemente, ed è proprio su questo punto che io la volevo sentire perché era la domanda che io le volevo fare, il punto è questo, lei ha detto io non so se poi Ignazio Salvo ha speso il nome di Andreotti millantando oppure se veramente era portavoce di una richiesta di Andreotti. Questa affermazione di Ignazio Salvo che lei riceve avviene negli anni 81-82, vero? 82, cioè nel pieno... Il punto di riferimento, come ho detto l'altra volta, erano che a Palermo c'era il giornale L'Ora, si parlava di 100 morti, quindi siamo a una settimana, 8 giorni, 10 giorni a questo periodo. Guerra di mafia. Sì. All'epoca della guerra di mafia, i cugini Salvo da che parte erano schierati?
alla guerra, cioè, prima poi cambieranno bandiera, diciamo, ma inizialmente da che parte stavano? Guardi, diciamo cambiano bandiera, i cugini Salvo non hanno cambiato bandiera perché erano parte di Cosa Nostra, è scoppiata la guerra, parte diciamo fazione, ecco, esatto, cioè. Nel 1982 stavano con Salvatore Arinacci, cioè con i Corleonesi, chiamiamo, sì, dopo con la parte vincente, diciamo, sì. Ma inizialmente stavano dalla parte più, erano più vicini a Bontate, vero? E prima stavano con Stefano Bontate, con gli ho detto il gruppo, sì, che è la parte soccombente. Tant'è vero che Salvatore Arinacci, quando parlava, le voleva eliminare anche i cugini Salvo. Anche i cugini Salvo. Quindi io so che Ignazio Salvo doveva essere eliminato già da allora. Ora, a lei risulta che durante questa guerra di mafia i cugini Salvo avessero delle preoccupazioni per la loro incolumità personale? Guardi, quando loro mi dicono se succede cosa a noi, cioè, aspetti, incolumità personale sotto quale aspetto, avvocato? Che qualcuno nell'ambito della guerra di mafia, lei ha accennato al fatto che... No, io scrivo problema o giudiziario o problemi di Cosa Nostra? No, come nell'82 non avevano problemi. Nella maniera più categorica non avevo nessun tipo di problemi di morire. Di carattere giudiziario no, però lei mi dice che Rina aveva progettato di farli fuori. Prima, sì. Prima ancora che venisse sul suo contatto, i cugini Salvo, appena si sono avvicinati con Salvatore Rina, non hanno più subito nessun tipo di... Sì, ma prima di arrivare a... Guardi, capisco che è tardi, ma è molto, è molto importante vedere il contributo che lei può portare su questo punto. Noi abbiamo i cugini Salvo che sono inizialmente vicini a Bontate, sì, che sarà la parte poi soccombente, la parte perdente, perché Bontate, Inserillo, eccetera, vengono perfetto, fatti fuori nella guerra di mafia. Perfetto. Poi alla fine i Salvo si avvicinano a Rina e quindi per il momento hanno Salva la pelle. Sì. Però c'è stato un momento in cui i Salvo erano dalla parte soccombente. Sì. Io voglio sapere questo. A lei risulta che i Salvo si siano adoperati per far rientrare in Italia Buscetta proprio per cercare di porre fine a questa guerra di mafia perché avevano motivo di temere per la loro... Le risulta questo fatto? Guardi, i cugini Salvo non si sono, almeno per le mie conoscenze dirette, non si sono mai adoperati a tal fine. Buscetta dice di aver ricevuto telefonate per conto mentre si trovava in Sud America perché rientrasse in Italia per mettere fine a questa guerra. E che chi era quello che gli faceva la telefonata? Era Lopresti. Ah, cugino. Cugino dei Salvo, cioè per conto di Nino e di Ignazio. Perfetto. Questo a lei risulta? Avvocato, io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno e neanche voglio mettere come ognuno di noi conosciamo i nostri amici, le nostre personaggi. Io conosco mio fratello, conosco Angelosino, parlo di questi nomi per non fare altri nomi. Conosco tante altre persone, ognuno di noi si fa un'opinione di un altro. Poi davanti alla Corte, quando si parla di processi, devono portare fatti a fatti. A proposito di queste telefonate, Nino Salvo prende per megalomani al cugino, che è un cugino acquisito, tramite la moglie, il nome lei poco fa l'ha detto, Lopresti, e prende per megalomane, addirittura si lamentavano che questi gli avevano creato un sacco di danni e di problemi perché questo qua spendeva sempre il nome dei cugini per questa attività, che Salvatore Rina o chi sia si sia servito dei cugini Salvo per potere fare tornare a Buscetta. No, allora non mi sono spiegato bene. Qui si parla di un interesse diretto, non di Rina, un interesse diretto dei Salvo alla cessazione della guerra di mafia e quindi anche ad un tentativo di far rientrare Buscetta in Italia per cooperare alla cessazione di questa guerra. Avvocato, non capisco più di Cosa Nostra, sei uno dei responsabili autori della guerra di mafia e Buscetta, non vedo come Buscetta possa tornare in Sicilia per poter... Infatti Buscetta non è tornato, ma a me interessa stabilire se a lei risulta che vi fu un tentativo di farlo rientrare, poi lui infatti non è ritornato. No, è Buscetta, c'è stato un tentativo da Salvatore Cancemi ed altri, ma già nel...
Dunque, li vengono uccisi, quando lui viene ucciso, li uccidono il cognato, il nipote, viene ucciso pure il fratello, il cognato di Giovanni Lo Greco. Siamo nel 91-92, 81-82, chiedo scusa. L'unico tentativo che è stato fatto nei confronti di fare ritornare a Buscetta, ma per Buscetta, se collaborava con i parti avversari, per farci prendere a Giovanello Greco, a Salamone, a Cola Greco, c'è cioè tutti. Questo è... Nell'82. Sì, ma non è con attinenza a quello che io le stavo... Sì, non ho capito. No, io sto rispondendo, l'unica persona, l'unico fatto che io conosco per fare ritornare a Buscetta, per mettere no pace, per calmare questa cosa, è stato in questa occasione, che quando riguarda i Salvo con questo suo parente, non ne so niente, non lo so, e gli posso dire che i cugini Salvo sono, sino a quel momento, si sono salvati per altre vie, non per questa via. Sì, questo, per come, vede, il problema è un altro, siccome lei conosce certamente la storia del maxi processo meglio di noi, e noi ci riserviamo naturalmente di produrre la relativa documentazione, perché si tratta ormai di atti relativi a processi conclusi. Lei sa che nel maxi processo ci sono le registrazioni delle telefonate, sì, di Lopresti con Buscetta, non solo, ma anche le telefonate di Ignazio Salvo a Buscetta, nelle quali Ignazio Salvo prega Buscetta di rientrare in Italia. Lei questo lo sa? No, se è stata un'iniziativa del... No, io questo glielo do io per certo. No, se è stato poi... Allora chiariamo un altro punto. Se è stata un'iniziativa di Ignazio Salvo o dell'Opresti per far rientrare, ma per i fatti suoi, ma non per avere un'autorizzazione da parte... No, lì lo si dice... succedono... Guardi, le so a memoria quelle intercettazioni. Succedono cose tinte nel vostro linguaggio, sì, tinte, che sì, cosa vuol omicidi. Dire? Omicidi, questo significa cose tinte, penso che succedono cose tinte, e Ignazio, che telefona sotto falso nome, ma Ignazio Salvo, telefona proprio per chiedere a Buscetta di rientrare per vedere se può fare qualche cosa. Questo, a lei questo non risulta? No, aspetti, che Ignazio Salvo abbia telefonato a Buscetta per conto suo, sì, per conto suo glielo non è un problema. Ma che sia stato autorizzato da Salvatore Rina? No, questo non glielo ho chiesto, e neanche ci penso. Perfetto. Anzi, perfetto. Perché a quell'epoca ancora non c'era stato l'avvicinamento tra Ignazio Salvo e Rina. Ecco, non ne so niente. Però questo è il punto, nessuna autorizzazione. No, non ne so niente. Questo siamo d'accordo. Il problema era invece di un'autonoma iniziativa di Ignazio Salvo per vedere di far rientrare... Se l'ha fatto per i fatti suoi, no, non so niente. Ma lei in quel periodo di tempo frequentava i Salvo? Io li ho cominciati a frequentare, ripeto, dopo la guerra di mafia, cioè dopo che è stato ucciso Stefano Bontade. Quindi Stefano Bontade venne ucciso a aprile 81, a Pasqua 81, o Pasquetta, dopo un mese, due mesi, tre mesi, da quel momento in poi. A lei risulta, se no, non c'è problema. Ma a lei risulta che Nino Salvo fece rinviare il matrimonio della figlia e anticipò le sue vacanze tagliando la corda e andandosene in Grecia proprio perché temeva per la propria incolumità nell'ambito, negli ultimi tempi della guerra di mafia? Ha mai sentito parlare del rinvio di questo matrimonio? Guardi, la figlia di Nino Salvo, quello sposata con Fauzza, certo. Se sia sposata nell'81-82, glielo ho dato per certo perché gli ho portato il regalo. Sì, perché se ci sono sposati è pacifico. No, che ci sia stato un rinvio non gli so dire nulla e niente. Che i Salvo se ne sono andati in vacanza perché si spaventavano nei suoi confronti, questo neanche glielo posso confermare e neanche smentire, perché non lo so. Ricorda peraltro in quale periodo lei ha portato questo regalo? Guardi, sa perché le faccio? Io volevo per brevità cercare di rappresentare questi fatti attraverso la sua testimonianza alla Corte, ma come credo non posso invocare la testimonianza dell'avvocato Galasso, è chiaro, questo è evidente. Questi fatti sono stati giudizialmente accertati, è stato accertato che il matrimonio doveva essere celebrato a maggio
e invece è stato rinviato all'estate perché Nino Salvo ha tagliato la corda e se n'è andato in Grecia, è stato accertato che ci sono state queste telefonate notturne tra Ignazio Salvo e Buscetta. Adesso, se lei ricordava oltretutto la... Avvocato, ce l'abbiamo questi atti agli atti? Sì, appunto, lo so che li avete, ma era per vedere anche i rapporti, non per saggiare la credibilità, perché sul punto mi rendo conto che erano proprio il periodo in cui egli stava incominciando a prendere contatto con i Salvo, ma insomma per presentare anche attraverso una fonte testimoniale diversa la verità di questi fatti. Avvocato, se li possiamo questo, dare per... No, io questo non so se io mi posso permettere... Sa perché tutto questo nasce, vede, lei lo capisce perfettamente, siccome lei ha fatto un riferimento ad una possibile millanteria di Ignazio Salvo, io volevo verificare se a lei risultava che Ignazio Salvo, Nino Salvo, tutta la famiglia Salvo in quel periodo di tempo era molto preoccupata e si augurava che questa guerra di mafia nella quale poteva essere coinvolta cessasse. Ecco, questa è la ragione della domanda. No, quindi se c'era un interesse o meno di... Io gli posso, gli posso dare una mia chiave di lettura, essendo... Beh, oddio, che la chiave di lettura veramente non sarebbe... No, avremmo bisogno di fatti. No, di fatti gli posso dire che nell'estate nell'81 io gli portai il regalo di matrimonio. Da un momento in poi loro erano tranquilli, sereni, quindi vuol dire che avevano avuto delle assicurazioni che a loro non gli succedesse niente. Quindi, se hanno avuto qualche minimo di perplessità in anteprima, cioè facendo queste telefonate alla Buscetta per poter cessare questa attività, significava che loro non sapevano i fatti come stavano, preoccupandosi hanno richiesto quell'intervento del Buscetta. Questo dà forza che Salvatore Riina con i Salvo, cioè, non si conoscevano prima di quella data. Ma a me già basta questo suo ricordo, cioè di aver portato il regalo appunto nell'estate di quell'anno, perché appunto è poi nell'estate che si avrà questo matrimonio. Senta, poi quindi questa fu l'unica volta in cui Ignazio Salvo le fece riferimento ad Andreotti. No, in questa occasione me lo fece, nell'occasione quando si parla, c'è dei 100 morti Sì, appunto, questa fu in questo periodo. Perfetto. Dopodiché lei ha avuto altre occasioni di rendersi portatore di richieste di Ignazio Salvo per conto di Andreotti verso Cosa Nostra o di Cosa Nostra di Ignazio Salvo perché le inoltrasse ad Andreotti? Fino a poi arriviamo al maxi processo, ma di questo lei ha già parlato. A me interessa stabilire, nell'arco di questi anni che vanno dall'81-82, poi all'epoca del maxi processo, lei ha fatto qualche cosa di specifico in questo senso? Nel periodo del maxi processo? Nel periodo che va da questo episodio, sì, guerra di mafia, all'inizio, perché poi durante il maxi processo sappiamo che lei è andato diverse volte per conto di Riina a chiedere ad Ignazio Salvo di intervenire, no? Sì. Questo lo sappiamo. A me interessa sapere, nell'intervallo di tempo che va tra l'81-82, quando Ignazio Salvo le ha fatto questo discorso, al periodo in cui lei poi porterà le richieste di Riina a Ignazio Salvo di interessarsi, vi sono state altre occasioni nelle quali lei abbia rappresentato ad Ignazio Salvo richieste di Cosa Nostra da inoltrare ad Andreotti, o vi sono stati casi in cui Ignazio Salvo vi ha trasmesso richieste di Andreotti da portare poi a Riina, da inoltrare a capi di Cosa Nostra? Cioè, richieste di incontrare Salvatore Riina? No, di incontrare, richieste di interventi, di piaceri, di raccomandazioni, ecco, è successo? No, ripeto, l'unica fu quando, lo ripeto un'altra volta. No, quello che ha già detto lo sappiamo, io voglio solo sapere se in questi 4-5 anni che corrono fra... No, signor Presidente, io non ne posso ripetere un'altra volta, possiamo continuare per quello che già ho detto prima. Cioè, in questa occasione, c'è nell'82, quando ci sono stati morti ammazzati. Poi si salta al maxi processo, è d'accordo? Si salta al maxi processo, è l'unica volta che mi fa il nome di Andreotti all'onorevole Vitalone, quando fu della mancata notte che mi fa il nome di Andreotti all'onorevole Vitalone, quando fu della mancata nome di Giovanni Falcone al consiglio istruttore, quello che era. E questo è un altro fatto che Ignazio Salvo mi ha detto direttamente a me. Sì, ma quello questo lo sapevamo già perché ce lo ha già detto, e siamo già nel periodo del maxi processo quando Riina voleva che Ignazio Salvo
raccomandasse le sorti del maxi processo attraverso il solito canale, e invece Salvo vi rispondeva dicendo che io di fatti diretti, cioè parole dirette, tranne quelle che già le ho menzionato, non so dire. Contatti tra Salvatore Riina e i cugini Salvo ce ne sono stati decina. A me interessa Andreotti, a me non interessano discorsi generici fra i capi di Cosa Nostra e i vertici politici. A me interessano Riina e quant'altri, ma con nome e cognome, ed il senatore Andreotti. Adesso direi che siamo alla fine. Vorrei sapere, comunque, a lei risultano interventi specifici e puntuali del senatore Andreotti in favore di Cosa Nostra, ma intendendo Cosa Nostra per Riina o per altre persone che abbiano questo qualche cosa nell'arco degli anni che vanno fino al 1987? Leggi fatte da Andreotti, provvedimenti fatti da Andreotti, promossi da Andreotti, eccetera, le risulta niente di tutto questo? Leggi fatti a favore? A favore di Cosa Nostra, certo. No, avvocato, lui, l'unica cosa che mi andava a dire, ripeto, quelle che sono a conoscenza mia, e poi non so se fra mio padre Ignazio Salvo o Salvatore Riina e altri parlavano per i fatti suoi, cioè non poteva fare leggi speciali, non le voleva fare, ma quando era in qualche modo costretto, era costretto a farle, però poteva andare solo avanti, non indietro. Non c'è stata nessuna legge a favore per quanto riguarda Cosa Nostra. Lei mi può raccontare, a parte le leggi, che cosa ha fatto Andreotti a favore di Cosa Nostra? Le leggi dice non le poteva fare, benissimo. Mi dice che cosa ha fatto in concreto Andreotti in favore di Riina o in favore di altri uomini importanti di Cosa Nostra fino al 1987, per quanto a lei risulti? Avvocato. Ma fatti concreti, specifici, non che si poteva contare, avvocato, si sapeva che c'era. L'unico fatto specifico raccontatomi da Nino Salvo fu il processo Rimi. Processo Rimi, per il quale peraltro invece da parte di Sino c'è una versione opposta, ma di Rimi già sappiamo perché ce l'aveva già raccontato. Io non conosco la dichiarazione di Sino, mi tengo le mie opinioni su Sino. Quindi non so sino cosa ha dichiarato, ma anche mi interessa, però io conosco queste parole di Nino Salvo, dove mi dice che per quei pezzi di Sanorate siamo riusciti a far intervenire l'onorevole Angiotti, ora ci viene difficile, che mi riferisca al processo Basile. Quindi, se mi consente, questo discorso di Nino Salvo, era stato possibile intervenire per quei quattro sbirri, per quei quattro eccetera eccetera? Disonorati, cioè, riferendosi a Riina e compagni. Per quei disonorati viene fatto nel contesto di un discorso nel quale però Nino Salvo le dice che non è più possibile muoversi in questo senso. Sì. E questo discorso quando avviene? Nell'82-83, processo Basile, capitano Manuele Basile. Quindi già nell'82-83 Nino Salvo le dice che non è possibile attivare il senatore Andreotti? No, fanno solo una pressione tramite Lima per Paino. Per? Paino, il procuratore Paino. Per il procuratore Paino. Al di fuori di questo episodio o nient'altro? No, questo l'ho vissuto in prima persona, avvocato. Questo discorso di Nino Salvo, quindi, è un po' identico a quello di Ignazio Salvo. Non vi posso aiutare per il maxi processo, però vi aiuto nel tagliare le gambe a Falcone, quindi. Sì. Cioè si vuole giustificare in qualche modo l'impossibilità di operare in quel momento dicendo che però per il passato si era fatto qualche cosa, giusto? No, aspetti, in quel momento l'unica cosa che poteva fare era tagliare le gambe a Giovanni Falcone. No, dico, quando Nino Salvo le fa il discorso, Nino Salvo in sostanza dice peccato perché per quegli altri abbiamo potuto fare, quindi si giustifica di non poter fare in quel momento nulla in vostro favore dicendo che invece per il passato era riuscito a fare qualche cosa che adesso non può più fare. Siamo riusciti a far intervenire Leo Mangiotti per il processo Rimi. E quindi è nel quadro di questa giustificazione che fa riferimento al senatore Andreotti, giusto? Sì. Dopo il 1987 le risulta che ci siano stati provvedimenti legislativi contrari a Cosa Nostra, vero? Ce ne sono stati un mare, avvocato. Ce ne sono stati un mare. Uno dietro l'altro. E questi provvedimenti legislativi fino a quando si susseguono, per quello che lei si ricorda? Sino al 95-96. Fino al 95-96, senza più soluzione di continuità. Anche quando
Andreotti era Presidente del Consiglio, quindi. Avvocato, io glielo ho detto l'altra volta, io non mi ricordo quando il Presidente dell'Onorevole Andreotti era Presidente del Consiglio, so solo che le leggi c'erano e venivano fino applicate. 1990, fino al 1992 il Senatore Andreotti è stato Presidente del Consiglio. Intanto, per esempio, un altro fatto che noi volevamo eliminare, prima l'Onorevole Lima e poi l'Onorevole Purpura, solo esclusivamente perché appartenevano alla corrente andreottiana, per dire tu ci hai fatto questo, ora noi ti facciamo soffrire con queste persone. Prima ti porti sulla coscienza a Lima e se continuava, questa non è stata deduzione da nessuno, questa è stata una deduzione, ragionamento fatto da me, a Gioia e Antonino, che poi io parlando con Salvatore Rina dico, ma se noi uccidiamo Lima e continua, che succede? Quindi gli ho detto sarebbe opportuno eliminare anche Purpura. Salvatore Rina mi dice va bene, ma siccome poi l'Onorevole Purpura non fece più politica, si è messo da parte, comunque apparentemente l'obiettivo nostro è stato risolto, quindi si è accantonato per questo motivo. Quindi il senatore Andreotti vi dava mazzate e voi rispondevate perché nell'87 si pensa di schierarsi da parte dei partiti socialisti perché la Democrazia Cristiana e quindi Andreotti non assecondano i vostri desideri. Poi intervengono il decreto Vassalli, il congelamento dei termini, eccetera, eccetera, e quindi alle mazzate di Andreotti si risponde con altre mazzate, giusto? Sì, però, avvocato, ripeto, io non so i particolari, ripeto, 80, 81, per quello che erano i periodi, no, ma adesso siamo non aspetti, per quello che erano, no, per quelli che erano allora i tempi, per quello che mi dicevo, ripeto, io gli ho detto quali sono le mie conoscenze, c'era questa amicizia. Dopodiché c'è stato il tradimento, almeno così il ragionamento in sintesi è il tradimento, e quindi noi ti facciamo soffrire con l'eliminazione di Lima, di Purpura e tutti quelli che potevano venire strada facendo nel 92. Questa storia vedo che insomma posso approfittare ancora un po' della sua forza, insomma, poi quando lei non ce la fa più. No, ci aggiorniamo. Non è un problema, avvocato. Quindi, con il permesso della Corte. Ecco, io vorrei soffermarmi un momento su questo concetto del tradimento di Andreotti, perché in fin dei conti, fino adesso, l'unico dato e non concesso, che poi ci sia stato, perché questo è tutto da verificare e lo discuteremo, ma dato e non concesso che ci sia stato questo intervento in favore di Rimi, qui l'unica cosa che fino ad ora siamo riusciti a raccattare di interventi di Andreotti in favore di Cosa Nostra sarebbe questo interessamento per il processo Rimi. Poi lei stesso riconosce di non sapere assolutamente nulla di altri interventi, di altri favori fatti di Andreotti. Quindi insomma che avrebbe tradito che cosa e chi avrebbe tradito al punto tale che poi si deve arrivare fino all'uccisione di questi personaggi nel tempo. Avvocato, non è che un tradimento che l'onorevole Andreotti era uomo d'onore o faceva parte di Cosa Nostra nella maniera più categorica. Questo è chiaro. Che sia ben chiaro. Ma siccome indirettamente per avere un concetto di quello del tipo di mentalità nostra come si ragionava indirettamente alla corrente andreottiana o perlomeno il Ciancimino e qualche altro uomo politico che avevano delle difficoltà sono stati uccisi delle persone in Sicilia per dare forza all'onorevole D'Acquisto, per dare forza al Ciancimino, per dare forza a Lima, per dare forza a questi politici. Quindi si eliminavano, non è che se ci davano solo i voti, si eliminavano queste persone perché davano fastidio. Quindi se ci aveva fatto un favore a queste persone, io ripeto, Lima, il Ciancimino, il D'Acquisto. Quindi indirettamente di questi favori poi ne soffriva l'onorevole Andreotti. Questo, scusi, sa, questo nel vostro giudizio. Ma io infatti sto dicendo, io lo so, ho premesso questo tipo di ragionamento. Che non credo che il senatore Andreotti vi abbia chiesto di eliminare. Ma nella maniera più categorica, io poco fa ho portato una serie di esempi, nella maniera più categorica non avevano giotto a becchia, insomma, per le mie conoscenze una situazione del genere. Aspetti, andiamo con ordine e poi riprendiamo il cammino. Ma lei ha avuto, lei o uomini di Cosa Nostra, avete avuto richiesta da parte di Ignazio o di Nino Salvo di eliminare qualche uomo politico per metterne altri? No, avvocato, nella maniera più categorica. E da Lima? Io che ne sappia no. Lei o Rina o comunque no, di... che non sappiano. Quindi se mi consente, io posso anche capire che per farmi diventare professore a Roma si ammazzi il mio predecessore,
Ma insomma, il problema è di stabilire se ve l'ho chiesto io o no. Quindi che voi ammazzavaste delle persone perché poi pensavate o speravate che ci andassero altri, magari degli andreottiani, questi erano tutti calcoli e fatti vostri, o sbaglio? Avvocato, è stato ucciso. Presidente, queste sono delle considerazioni, peraltro l'onorevole Andreotti non è imputato di questi omicidi di cui sta parlando Brusca, quindi le considerazioni che sta facendo il professor Coppi, tutte a difesa, non mi sembrano pertinenti. E Brusca ha raccontato dei fatti. E comunque c'è non possiamo chiedere una soluzione al signor Bruschi, una valutazione sul fatto che fosse consapevole o no? Io chiedo, l'avvocato ha chiesto solamente se era conoscenza di fatti precisi e determinati, questo. E il test mi sembra che finora abbia detto che non ne ha conoscenza. No, io non quindi, ho fatti. Quindi, quello che voglio sapere, per quanto lei risulta, non chiedo giudizi, per quanto le risulta, quindi queste decisioni di uccidere questa o quella persona erano decisioni che maturavano nell'ambito di Cosa Nostra, senza che ci fossero state richieste precise da parte di Andreotti o di persone che a torto o a ragione venivano considerate dalla sua corrente. Ma nella maniera... Come può rispondere, signor Brusca, a una cosa del genere? Lei sa di fatti specifici su questi? Perché il professor Coppi sta facendo scrivere al signor Brusca una sentenza di assoluzione su omicidi che non sono affatto contestati. Non è possibile porre la domanda in questi termini, professore. Come non è possibile? Io ho chiesto se a lui risulta, quindi se a lui risulta che queste decisioni erano decisioni assunte nell'ambito di Cosa Nostra senza che ci fossero richieste in questo senso da parte di Andreotti o di persone considerate a torto o a ragione facenti parte della corrente andreottiana. È un fatto che io gli sto chiedendo e mi pare che sto un pochino più sul terreno dei fatti io di quanto non abbiano fatto altri che hanno condotto esami e controesami in questa sede. Ma non solo, ma tutto questo è partito perché il test ha parlato di tradimento, è da questo che è partita la domanda, cioè, perché tradimento? A questo punto si può sapere. Allora, signor Brusca, quindi allora, lei mi conferma quello che... Sì, confermo, io gli dico, gli stavo raccontando, per esempio, quando è stato ucciso l'onorevole Mattarella, subito ho... è stato eletto il Mario D'Acquisto come presidente della regione. Per quelle che sono le mie conoscenze, non credo che Salvatore Rina abbia preso ordine né da Mario D'Acquisto, né da Lima, né da Tizio, né da Caio, né da Sempronio, per dire voglio fatto questo favore, Salvatore Rina, perché poi dobbiamo andare su altri personaggi che non hanno a che vedere con Salvatore Rina. Però che se ci andavano a lamentare di questo mi fa ostruzionismo in commissione, mi fa ostruzionismo in consiglio comunale, mi fa ostruzionismo in assemblea regionale, quindi un lamentare oggi, un lamentare domani, questo problema, questo altro problema, quindi se veniva l'emissione per dire lo eliminiamo, ma non perché mi abbia chiesto una cortesia Tizio che sembra un... io parlo di Salvatore Rina, avvocato, non so se sono stato chiaro. È stato molto chiaro, ma se vuole estendere il discorso anche ad altre persone, per carità, facciamo. No, io, avvocato, l'unica persona che conoscevo è Salvatore, ne conoscevo tanti, con cui parlavo è Salvatore Rina, mio padre, ogni tanto con Giuseppe Giacomo, però con quello che avevo più contatto diretto erano questi due persone. E adesso, sempre perché non vorrei che si scambiassero gli esempi con la realtà, lei ha detto si andava, si diceva mi fa questo e mi fa quest'altro, e quindi Rina decideva ad un certo punto di prendere una certa iniziativa. Ma con riferimento all'episodio che lei per esempio ha ricordato, cioè l'omicidio Mattarella, a lei risulta che Lima si sia lamentato con Rina di comportamenti di Mattarella, le risulta che D'Acquisto si sia lamentato con Rina? Questo proprio lei mi deve rispondere se le risulta o no. Guardi, perché o era presente a colloquio, perché glielo ha detto Rina, eccetera. Guardi, perché vede, un conto è che un politico dia fastidio e un conto poi che invece ci sia proprio una persona che va a dire quello mi sta facendo questo, quello mi sta facendo quest'altro. Cioè, guardi, quindi vorrei che si distinguessero bene questi piani e lei capisce l'importanza di questa distinzione. Avvocato, io gli posso dire quelle che sono le mie conoscenze. Io assistendo a mio padre e Salvatore Rina per fatti che avvenivano, omicidi, stragi, dottor Chinnici, Mattarella e tanti altri, come già ho detto in un'altra occasione, dice ora se ne vanno da Lima ad Andreotti e si vanno a prendere i meriti di quello che è successo in Sicilia.
Quindi per me questo non significa che c'è stata una richiesta, una richiesta da parte, che noi ne facciamo, allora loro si vanno a impadronire di quello che è successo in Sicilia. Non lo sto dicendo oggi, ma l'ho detto già, non so se lei se lo ricorda, però al processo Palermo l'ho pubblicamente detto. Quindi, e siccome io conosco la persona di Salvatore Riina, che non prendeva ordine da nessuno, ma solo esclusivamente alla sua decisione e di chi di Cosa Nostra gli portava dei consigli o amici vicino a lui, quindi ogni volta dopo che in Salvo si incontravano e parlavano, dipende da cosa parlavano, dicevano, se ne vanno da Lima, da Andreotti, e si vanno a prendere i meriti di quello che succedeva in Sicilia, nel senso, o voti, amministrazione regionale, quello che succedeva in Sicilia. Questi fatti venivano frutti sia di voti che di crimini, non so se sono stato chiaro. Quindi, e si andavano a elogiare, ripeto, con l'onorevole Lima o chi per loro. Mio padre diceva direttamente, mio padre Salvatore Riina dicevano direttamente ad Andreotti, però se si ci incontravano, se non si ci incontravano, o glielo facevano arrivare tramite l'onorevole Lima, questo non glielo so dire. Lei è in grado di riferire nomi di persone che, secondo suo padre e secondo Riina, si sarebbero vantate con il senatore Andreotti di queste belle imprese? Guardi, l'unico contatto che c'era politicamente per questo tipo di persone erano i cugini Salvo, gli altri canali non ce n'avevo. Oltre ai cugini chiedo Salvo? Chiedo scusa, perché contatto con Mario D'Acquisto, non dico che era personale, quasi diretto, ma personale, ma indirettamente, tramite Pino Lipari, con Mario D'Acquisto, che il D'Acquisto dipendeva sia da Lima, o dai cugini Salvo, sia da Salvatore Riina per altri, sì, per la mia, altri versi. La mia domanda era un po' più specifica, e cioè volevo sapere se suo padre e Riina hanno detto esplicitamente, per esempio, che i Salvo si vantavano con il senatore Andreotti dei morti ammazzati, eccetera. Questa è la domanda. No, si vantavano dei meriti, dei meriti che succede, che venivano in Sicilia, si andavano a prendere i meriti. Tanto è vero che da questi meriti, poi, quando il senatore Andreotti mandò a dire statevi calmi. Un momento, quando Ignazio Salvo disse che il senatore Andreotti gli aveva detto di. Sì, perfetto. Dice, ci lasci lavorare per come noi gli abbiamo fatto i favori a loro. Però, avvocato, questo è un tipo di ragionamento che si fa in Cosa Nostra, che in quel momento non c'è stato mai un contatto diretto tra Salvatore Riina e l'onorevole Andreotti nella maniera più categorica. Nel dare o nell'avere, cioè nel mandare o nel ricevere, le persone in quel momento erano i cugini Salvo. Se i cugini Salvo da lì in avanti avevano il contatto diretto o non l'avevano, questo non glielo so dire, neanche glielo posso confermare, neanche smentire. Quindi, conclusivamente, tutta questa fedeltà che sarebbe stata tradita si è risolta, per quello che voi risulta, per quello che risulta lei, con il presunto intervento nel processo RIM, in definitiva, come unico fatto che lei sappia che abbia una qualche specificità. Processo? Processo RIM. Processo RIM, quando riguarda... No, dico tutta questa fedeltà che sarebbe stata tradita, poi in definitiva come espressione concreta avrebbe avuto come unica espressione l'intervento Riina. No, aspetti, il processo Riina non interessava al gruppo Riina Salvatore, che quello era stata un'espressione di Nino Salvo, che quando io ci vado per intervenire su processo Basile, fa quell'espressione, dice per gli esonerati sono riuscito a far intervenire Leone Andreotti, ora mi viene difficile, tant'è vero che io ci ho dovuto ritornare e fare una forzatura, e ho dovuto intervenire su Lima interviene su Paino, quindi questo poteva essere che in quel momento loro avevano avuto... Sì, questo era, volevo cercare di capire un po' di più, siccome abbiamo parlato, lei ha parlato più volte, avvocato, tanti hanno parlato di tradimento, io ecco, volevo avvocato, capire... Se noi possiamo, avvocato, noi possiamo parlare di qua domani, chiedo scusa. Possiamo fermarci qui. No, chiedo scusa. E io gli posso dare sempre le stesse risposte. Sì, nel senso che non c'è stato mai un contatto diretto. Se poi dobbiamo ridiscutere con il linguaggio di Cosa Nostra, era metaforicamente sottinteso, nel senso che si arrivava subito alla testa dell'acqua. Non so se rendo chiaro. Sì, però certo. Non c'è stato mai un caso dove io ho una conoscenza diretta a un fatto specifico, tranne quelle che vi ho raccontato.
E quando avete chiesto un intervento diretto ad Ignazio Salvo, questo invece ha dirottato il discorso su Falcone, giusto? Nell'87. Nell'87, giusto? Sì, 87-88, quando è stato il... Nell'87-88. Lei sa che... Aspetti, ma non che è stato chiesto. Salvatore Riina non ci interessava che Giovanni Falcone... No, no, dico, a Salvatore Riina interessava un intervento per il maxi processo. Perfetto. Quando è stato chiesto questo intervento specifico ad Ignazio Salvo, nella speranza o contando che Ignazio Salvo sarebbe stato in grado di mettere in moto i meccanismi per arrivare fino al senatore Andreotti, Ignazio Salvo vi risponde dicendo che si stanno occupando di Falcone, questo in sì, sostanza. La risposta, quando io vado a Salvatore Riina, mi dice: a me di Falcone non mi interessa, tanto prima o poi lo devo eliminare. Tanto, avvocato, non glielo dico. Insomma, tanto per dirlo nel gergo del gioco delle carte, voi bussavate a picche e quello rispondeva a bastone. Sì, e glielo spiego subito. Un tentativo di uccidere Falcone è stato nell'83. Non aspetti. No, ma non era, se lo vuol dire lo dica, ma non no, era questo è un il senso. Senso a me aspetti. Interessava di ricavare dalle sue risposte questo, che allora quando è stato chiesto qualche cosa di preciso al Ignazio Salvo verso il senatore Andreotti, cioè l'intervento per il maxi processo, l'intervento in realtà non c'è stato ed Ignazio Salvo continuava a parlarvi invece di Falcone. Lei andava a parlargli del maxi processo e lui vi parlava di Falcone. Io parlavo di Coppa e rispondeva a picchi. E gli spiego subito, avere un senso a questa risposta, perché i tentativi di uccidere Falcone, cioè Giovanni Falcone è stato ucciso nel 92. Non è colpa mia. Giovanni Falcone è stato ucciso nel 92, però i tentativi per l'eliminazione del dottor Giovanni Falcone sono stati 3, 4, 5, non so quanti sono stati. Quello della Daura si sa, quello del 92 che è successo, però già io ho partecipato direttamente già nell'83, nell'87 c'è stato un altro tentativo, quindi siccome ne sono convinto, perché per me il discorso è stato stabilito nell'82 quando si sono incontrati i cugini Salvo con mio padre, con Salvatore Riina, con l'eliminazione di Chinnici, loro sapevano che doveva essere eliminato il dottor Falcone, tant'è vero che Ignazio Salvo cosa mi dice? Non c'è bisogno di eliminarlo perché noi lo stiamo sistemando diversamente. Salvatore Riina mi dice: a me non mi interessa, ormai ho deciso che lo devo eliminare, loro possono fare quello che vogliono, ma noi abbiamo preso una strada e dobbiamo andare avanti. Cioè, quindi noi abbiamo deciso di eliminare l'onorevole Falcone, cioè il magistrato Giovanni Falcone, allora d'accordo con i cugini Salvo, dopodiché poi loro vogliono ritornare indietro, ma noi si va avanti per l'eliminazione d'accordo di Giovanni Falcone. Va bene. Comunque, sono tutte cose già dette nel precedente. Presidente, io ho cercato di dire sì, che la domanda, ma insomma ha desiderato rispondere il testimone, quindi lo abbiamo ascoltato. Questa invece è una cosa che certamente non le abbiamo ancora chiesto, ma è importante anche questo accertare. La latitanza di Riina è durata a lungo? Io conosco Riina sempre da latitante. Sempre da latitante. Oh, Riina usava delle particolari precauzioni nella sua latitanza? Per cercare di non essere scoperto, girava liberamente, andava dove voleva, andava dentro Palermo, al centro di Palermo, giorno, notte, abitualmente. Salvatore Riina, per quello che lo conosco, è una persona molto riservata. Molto riservata. Si incontrava con le persone quando c'era l'appuntamento, dopodiché era a casa. E la sua casa era? La sua casa, io ne conosco diverse case, non ne conosco solo una. Io comincio a conoscere Salvatore Riina quando... Queste case, facciamo il discorso in sintesi perché capisco anche un po' le esigenze della Corte. Queste case erano collocate nel centro di Palermo o erano fuori Palermo, in campagna, nella periferia? C'erano periodi, c'è un periodo che lui abitava nel cuore di Palermo, però per periferia, nel senso Corso dei Mille, l'Uditore, San Lorenzo, però mai né Corso Vittorio Emanuele né Via Noto Bartolo, nel centro di Palermo. Nel 1987 Riina quali disponibilità aveva di case, di ricoveri, di rifugi? Riina nel 1987 abitava fino all'85 abitava tra Dammusi e Mazzara del Vallo e poi aveva un attico all'Uditore, cioè vicino dove è stato arrestato, sempre nella zona dei Sansoni. Quindi fuori il centro di Palermo? Sì. Poi, quando io sono ritornato... All'epoca del famoso incontro, tanto per lei ha capito che cosa sì, è, all'epoca del famoso incontro del bacio, che andrebbe collocato
a quanto pare nel 1987, Riina dove viveva? Ecco, dove è stato arrestato? 1987. Dove è stato arrestato? Che è la località, L'Uditore. Fuori Palermo? Periferia di Palermo. In periferia. Cioè non proprio fuori, però chi conosce Palermo può essere fuori, può essere pure dentro. Le voglio sapere, conoscendo le abitudini di Riina, a lei risulta che Riina fosse solito circolare per conto proprio per Palermo anche di giorno senza nessun tipo di precauzione? O era piuttosto, lei ha detto, era un uomo riservato? Avvocato, non credo che Salvatore Riina cambia un giorno fa una cosa, un giorno l'altro. Io lo conosco da 30 anni, da quando avevo 13 anni, 14 anni. Si incontrava con le persone che aveva l'appuntamento, dipende con chi si faceva battere la strada, dipende con chi si faceva l'appuntamento, se conosceva la zona si mettevano in macchina e arrivavano, si faceva l'appuntamento e poi ritornava a casa. Perché Riina era abbastanza facilmente individuabile? No, non era solo il problema di individuabile, era un problema di carattere suo personale. Di carattere suo. Non amava andare in giro. Per esempio la biancheria, cioè i vestiti, gliela andava a comprare la moglie, che io nel periodo con quello che ho frequentato io credo che lui non abbia mai andato in un negozio a comprarsi i pantaloni, i giacchi, quello. Lei ha già detto che non ci crede all'episodio del bacio, ma questa rimane una sua convinzione. Adesso io vorrei vedere se alla sua convinzione possiamo dare anche qualche riscontro di fatto. E le chiedo questo, lei ha anche detto che lei esclude che Riina possa essere andato a casa di Ignazio Salvo. A lei risulta comunque che Riina visitasse anche persone che si trovavano agli arresti domiciliari, che fosse abituale per lui andare presso persone sottoposte comunque a tipi di restrizione, di controlli di questo tipo? Avvocato, ritorno da Linosa 31 gennaio 96. 31 gennaio? 96. 96. 86. Chiedo scusa. 86. Primo pensiero che io ripeto, avevo, per me era un secondo padre, cioè mio padre, e avevo un rapporto più confidenziale con Salvatore Riina che con mio padre. Tant'è vero che prima di andare a colloquio con mio padre per fargli visita, cerco l'appuntamento con Salvatore Riina. Mi incontro con Salvatore Riina e prendo mille precauzioni, perché potevo essere sospettato, potevo essere già pedinato, che già allora noi sospettavamo dei pedinamenti, di questi fatti. E io non mi sono più incontrato con Salvatore Riina, ma c'era Di Maggio che mi faceva da portavoce da San Giuseppe Ato a per quello che ricompeteva il mandamento, anche se poi lui aveva altri compiti per altre varie province. E io mi ci vedevo di rado, però i contatti li avevo sempre molto, molto vicino. Tant'è vero che una volta mi sono incontrato con Salvatore Riina, io e mio fratello, per problemi interni nostri, e abbiamo dovuto fare delle acrobazie per poter poi incontrarci nel pomeriggio con Salvatore Riina, cioè quindi partire la mattina presto, fermarci in una casa, poi andare in un'altra casa ancora, perché c'era il rischio che io e mio fratello Emanuele potevamo essere controllati. Dopodiché al pomeriggio mi sono incontrato con Salvatore Riina, io avevo l'orario che dovevo rientrare alle 8, dopodiché abbiamo smesso e ce ne siamo andati. Quindi si prendevano delle precauzioni? Si prendevano delle precauzioni, come si prendevano delle precauzioni? Ma Salvatore Riina non prendeva solo precauzioni, appena vedeva un minimo sospetto, subito prendeva baracchini e scappava. Quando fu di Dammusi, che lui era nel 1984, si trovava 84-85, si trovava incontrato a Dammusi, e capì che c'era qualcosa che non andò, prese subito moglie e figli e se ne andò. Tanto è vero che poi a distanza di tempo mio padre venne arrestato nella località di Dammusi, perché non volle prendere il consiglio di Salvatore Riina di andarsene. D'accordo. E di questi io qualche appuntamento che poi ho fatto nel futuro, prendevo le stesse precauzioni prima di portare qualsiasi persona da Salvatore Riina. D'accordo. Senta, le ultime domande. Noi abbiamo sentito questa mattina suo fratello
e abbiamo appreso che suo fratello, per incarico di suo padre, si attivò per cercare di aiutare suo padre e gli altri uomini di Cosa Nostra nella celebrazione del maxi processo. Lei ha svolto, lasciamo stare la Cassazione per la quale lei ci ha già risposto, lei ha svolto egualmente attività di questo genere e comunque, o comunque, è al corrente delle attività svolte da suo fratello, ne ha mai parlato con lui, ne ha parlato con suo padre, eccetera? Gli posso dire che all'80% mio fratello di quello che facevo io non ne sapeva niente. No, qui si tratta di quel che faceva suo fratello Emanuele. Ah, di quello che faceva mio fratello Emanuele. Emanuele, per esempio, questa mattina ci ha detto di aver cercato di raggiungere addirittura il presidente della Corte d'Assise che celebrava in primo grado il processo. Ha parlato di un certo capitano Mattino, sì, che aveva preso contatti con il presidente Giordano, eccetera, e si è assunto anche la responsabilità di dire di aver ascoltato una cassetta nella quale erano registrate le voci del presidente Giordano e di questo capitano Mattino, eccetera. Lei ne sa niente? Io già ho dichiarato questi particolari. Come? Già ho dichiarato questi particolari. Qui a noi no. No, a voi no, e perché allora non mi è stato chiesto. Ecco, glielo sto chiedendo io adesso. Anche questo rientra nel quadro dei rapporti di Cosa Nostra con istituzioni. Glielo spiego subito, perché in questi giorni si è celebrato il processo proprio al colonnello Mattina, è stato assolto, però il procuratore generale chiedeva la mia testimonianza e non è stata ammessa, quindi vuol dire che io avevo fatto delle dichiarazioni in tal senso, non questa mattina, ma già li avevo fatti precedentemente. Che cosa lei aveva dichiarato? Io dei particolari non sapevo niente, perché era una cosa che si interessava a mio fratello Emanuele. Però che c'era questa persona che stava dando una mano d'aiuto per poter ottenere dei benefici al Marchese, perché questo sia per mio padre ma per in generale, era mio fratello Emanuele che si occupava di questa attività, però la sapevo così in maniera linea di massima, non sapevo nei particolari, perché è una cosa che curava lui. E su che cosa avrebbe dovuto testimoniare in questo processo lei? Testimoniare di quello che vi sto dicendo oggi a voi, nel senso che io sapevo di questo rapporto tra mio fratello Emanuele e del colonnello Mattina e dei tentativi di arrivare al presidente della Corte al presidente della Corte. E a lei risulta che questo ufficiale abbia parlato con il presidente della Corte? No, io so che c'era mio fratello Emanuele che aveva dei contatti. Io intervenivo sull'operato di mio fratello Emanuele quando lui aveva qualche difficoltà. Quando lui aveva qualche difficoltà ma io non posso arrivare a Tizio a Caio. Allora io, tramite gli uomini, no, perché il mio modo di muovermi era nell'ambito di Cosa Nostra. Suo fratello questa mattina però ci diceva che almeno lui sembrava che questo ufficiale sia stato condannato, invece a lei risulta che è stato assolto? È stato condannato in primo grado. Ah, ecco. E 4-5 giorni fa, leggendo il giornale di Sicilia, ho letto che è stato assolto, sia lui che l'avvocato Cordaro, l'avvocato Clemente. Ma era con riferimento a questo fatto o ad altri fatti? No, a questi fatti, cioè fatti di corruzione di millantato credito. Quindi, ma questo non è il processo cosiddetto del Golden Market? È il processo Golden Market, Golden Market è una parte, perché è stato stracciato. Apposta, dico, perché dell'avvocato Cordaro, eccetera, ho letto anch'io sui giornali, ma c'era un bel titolo, processo del Golden Market. E se lei lo leggeva tutto? Io l'ho letto, ma non Giornale di Sicilia. Ma io non ho letto lì che si parlasse di contatti di questo ufficiale con il presidente Giordano. No, se prende il Giornale di Sicilia di 4-5 giorni fa, lei trova... E comunque lei era stato invitato a rendere la sua testimonianza? No, io ho fatto dichiarazioni, ho letto sul giornale che il procuratore generale chiedeva la mia testimonianza e non è stata ammessa perché gli avvocati si sono opposti. Sì, sono opposti, ho capito. Giornalisticamente, non sono altro. Però queste rivelazioni non le ho fatte questa mattina, ma bensì le ho fatte prima. Se poi me le ha fatte questa mattina mio fratello, non di queste circostanze gliene ha parlato comunque suo fratello, di questi contatti, di questi tentativi? Sì, me ne ha parlato, io non ero a conoscenza. Le ha parlato anche di una cassetta che poi lui ha distrutto? Ah, avvocato, io gli posso dire che mio fratello aveva questi contatti, però nei particolari, ripeto, non no, ci scende. Io gliel'ho chiesto, io gliel'ho chiesto. No, gliel'ha parlato. Gli confermo questi contatti, però è una persona che conosceva lui, si ci vedeva lui, lo andava a cercare lui, credo che gli abbiamo dato pure dei soldi o altri regali, ma è una cosa che si curava lui, cioè io non... E per il grado d'appello le risulta qualche cosa di analogo? Di che cosa? Di tentativi fatti da suo padre o da suo fratello o da suo padre attraverso suo fratello per giungere ai giudici della Corte d'Assise d'Appello? Gli posso confermare quello che già ho detto in precedenza, gli posso ripetere quello che so,
che il MACIS in primo grado in linea di massimo era andato male, ma non era andato male in totale, era andato male perché c'erano stati gli ergastoli. Sì, sì, no, ma io le chiedevo solo, è molto più circoscritta la domanda, le chiedo se a lei risulta, perché glielo ha detto suo fratello, perché glielo ha detto suo padre, che anche in grado d'appello si sia cercato di arrivare... Sempre, a... non solo al MACIS, perché su qualsiasi processo no, si ma cerca... No, io voglio sapere, non voglio cadere... Nel rimprovero che ho già fatto, ho cercato di fare all'avvocato Galasso, non interessa in genere, voglio sapere quello che lei sa con esattezza rispetto a questo processo. L'unica cosa che le posso dire è, come già ho detto al processo, cioè, sì, mio padre cercava tramite un suo contatto che ha avuto mentre si trovava agli arresti ospedalieri e poi arresti attraverso i medici per poter arrivare al dottor Libertino Russo. E per questo, quando ho fatto questo nome, c'è stata la denuncia perché lui si sta svolgendo il processo per chiarire cosa ha detto. Io non ho detto che il dottor Libertino Russo ha favorito, io ho detto che mio padre diceva che aveva questo contatto diretto. E quindi suo padre però dava per certa l'esistenza di questo contatto con il dottor Russo attraverso i medici? Avvocato, suo mio padre? Mio padre diceva questo. I risultati sono stati fatti, che io sono stato condannato e mio padre ha avuto la riduzione di pena. Però un fatto singolo, non è stato per tutti. D'accordo. Si è avuto quella cortesia, se cortesia è stata, perché non lo so se è stata. L'ultima cosa, lei ha continuato a parlare di... questo Salamone. Salamone Antonino. Questo qui di dov'è? San Giuseppe. Per farla in breve, questo ha rapporti di parentela con il Salamone di Brescia, pubblico ministero? No, sono due persone completamente distinte e separate. Sono persone completamente distinte. Sì. D'accordo, io ho finito. La difesa di Michelone? Una richiesta di chiarimento sul probabile lapsus. Senta, signor Brusca, lei ancora rispondendo poco fa alla difesa Andreotti ha detto a proposito dei commenti che Riina, suo padre e lei facevate sull'attività dei Salvo, dice: ora se ne vanno da Lima se ne vanno da Andreotti, si vanno a prendere i meriti di quello che succede in Sicilia. Corretto? Sì. Ecco. In effetti anche questa risposta lei ha dato all'udienza passata del 4 maggio scorso alla parte civile. Ecco, poi però il 5 maggio lei ha ripetuto la stessa frase, solo che anziché Lima ha inserito il nome dell'onorevole Vitalone. Ecco, le chiedo, si è trattato di un errore? Perché la frase è identica. Ora se ne vanno a Roma dai suoi amici. Poco fa era da Lima da Andreotti. Il 4 maggio da Lima da Andreotti. Poi invece il 5 maggio diventa da Vitalone da Andreotti. Ecco. E si parla di elezioni. Ora, avvocato, come io non conosco nessun contatto diretto tranne quello che ho detto tra i Salvo e l'onorevole Andreotti, non conosco neanche quello come dottor Vitalone, quindi dai suoi amici, se non mi è scappato di non dirlo prima, per i suoi amici intendo sempre l'onorevole Andreotti, Vitalone, cioè questi sono gli amici dei cugini Salvo che loro sì, sempre uno e due si vantavano di avere, però se l'avevano o non l'avevano sono problemi suoi. Ho capito. Senta, comunque è per certo che lei la prima volta che ha sentito fare il nome dell'onorevole Vitalone è stato nel 1993 da Gaetano San Giorgio, è così? No, io come fatto diretto, la prima volta che ho sentito dire il nome di Vitalone, cioè come fatto diretto, fu da Ignazio Salvo, cioè come fatto diretto specifico. Ma sempre riferito... diciamo così all'episodio Falcone, la nomina di Falcone. Alla mancata nomina del dottor Giovanni Falcone. Quando Ignazio Salvo, sì, andiamo in velocità perché perfetto, tanto sono fatti che lei ha ampiamente esatto. Quando Ignazio Salvo vi riferì ad elezione di Meli già avvenuta. Ecco. Prima e dopo, ci siamo interessati, dopo subito ci siamo riusciti, che in due fasi. Ho capito. Poi Gaetano San Giorgi mi riferisce al discorso della barca e tutto il resto. Senta, d'accordo, ma Ignazio Salvo le riferì mai di interessi elettorali di Vitalone in Sicilia? No.
Senta, invece le volevo fare un'ultima domanda. Rina le diede mai incarico di contattare Sino per aggiustare il maxi processo? Guardi, io per aggiustare il maxi processo, come credo che già ho detto, ho dichiarato, cercavamo tutte le strade immaginabili e possibili per poter arrivare a un qualsiasi contatto, e tra questi anche Sino. Anche Sino. Ecco, e che cosa le riferì Sino? Se aveva qualche possibilità, che aveva qualche contatto, lui parlò, se non ricordo male, del senatore onorevole Coco, che aveva conosciuto tramite Giuseppe Pino Madonia, ma non portò a nulla e a niente. D'accordo, grazie.